Bella mercoledì. Grande mistero. E mo piano piano entrano tutti. Ritorno da Trigoria, Ami. Eccolo qua. Bella Franci. Devo fare un'intro prima di cominciare. No, ormai me la faccio. Tutto è freddo che è freddo. Oh, Cioè, ho i sì. pensieri bloccati, mi. Cavato. Oggi abbiamo preso. Oh, grande mister. Mori, ho appena visto il video tuo col birillo. Niente. Fenomenale, proprio. Io oggi mi viaggio contro la Ternana. Hanno Cosa ha fatto? vinto. Quanto hai vinto? 6-2. Niente. Niente, passa la paura. Ma da quant'è che sta a giocare a tennis? Mio padre e mio zio. Bella Rafa. Sì, ma Mauri, lascia perdere, guarda. Manca lì cani sordi, soprattutto quando non ti piace. Cosa? Andiamo a vedere Oh. le partite. Ma che Marco, ferma, Cioè, devo. ma Faceva meno uno, faceva là. Ma che cazzo c'è, un altro meno clima. uno non ti piace, no? Aspetta, fammi entrare Maurizio. Certo che te fammi entrare. C'è da dirlo. Basta che bussi. Basta che bussi. I piedi. Mi dici che mi stanno Quando ti sei spiegato? Aspetta, mi siete presi al pigiama. Ragazzi. Dai, io mi chiamo Dai, ho fatta su. fa. La Non vedi? mi ricordo sempre che devo fare. Mo' c'è andato via Mirko. No, sta qua, sta qua. Allora, dico, io non so come funzionano i nostri social, no? Perché faccio delle cazzate stupide, magari c'hai mezzo milione di visualizzazioni, no? Poi magari fa qualcosa di difficile. È vero, è vero, è vero. Bendato, ricordatevi che è qualcosa di imbarazzante, ti perdi la palla perché non sai. Cioè, è veramente difficile, sono cazzate quelle che faccio io perché insomma, non è calcio, è un'altra cosa, però aiuta tanto. E magari non c'è bisogno di guardare da una parte perché magari gli ha dato un'occhiata prima, no? E lì prendi confidenza, prendi coordinazione e tutto quanto. Perché, ripeto, senza coordinazione non può fare nessuno sport, manca a biliardo può giocare. Capito, beh? Tu dici, Cioè, sai, quant'è che sta tu fiaro qua? Quant'è che sta tu fiaro a Trigoria? ogni fatto è puramente casuale. E 2 anni? 2 anni, ne devi fare altri 5, No, io vabbè. Io spero per avevo la lui. possibilità pure di entrare a vedere gli allenamenti, non l'ho mai fatto, per rispetto dell'altro genitore. Vabbè, Questo è tanto. poi io ti dico la verità, io giusto perché per lui, perché sennò ma chi ci andrebbe? Vabbè. A me non mi piace il calcio. Lo so, t'ho Ma non è visto. che non mi piace il calcio, ma pure oggi, no? Ora ti faccio un esempio. Oggi stavamo a giocare sul 6-0, hanno fatto due gol, quelli da Ternana, pare che avevano segnato in Champions League. Capito? Ho detto, voglio dire, ma che cazzo vuoi esultare? Vabbè, ma se a Cioè. giocare contro la Roma per loro è una cosa Vabbè, ma loro sono due importante. squadre professionistiche, no? Cioè, Vabbè, ma tutte e c'è due. troppa differenza. Sono tutte e due professioniste, ma c'è troppa differenza. Bacino d'utenza che c'ha la Roma, il Milan, l'Inter, queste squadre qua. Non ce ne possono avere i provinciali, capito? Ma proprio per un fatto dei numeri, no?
E la cosa che mi dispiace è che tutti questi fenomeni che passano in queste società poi ne arrivano pochi, capito? È giusto. Senti, una cosa te Perché lo chiede, volevo sentire il parere tuo, sì. proprio di calcio. Che ne pensi di Zaniolo? Volte può far chiudere No, cioè, voglio dire tu c'ha a che fare col mondo del calcio tutti i giorni. la live. Allora, te lo spiego io, beh, lo sai qual è il Certo, te lo discorso? chiedo apposta a te perché non ci capivo niente. La colpa non è manco sua, la colpa sono dei giornalisti, di queste cazzo di radio, di tutti che parlano e fomentano, no? Perché magari fai due partite e già hanno paragonato a Totti. Basta, ma scherzare. Totti ha fatto la merda. E veramente ha fatto di tutto e di più prima di diventare Totti. Qui lo sbaglio è nostro, noi, dei tifosi, dei giornali, delle televisioni, perché se fomenta subito, no? È come il pugile, magari azzecchi magari un incontro, no? Ecco, è più forte di tutti, è più forte di tutti. Ma c'è tanto lavoro sotto, no? Poi voglio sapere, meglio del calcio, perché magari per arrivare a certi livelli poi devi stare pronto col peso, devi stare pronto con tante cose, no? E devi stare sempre sul pezzo. Invece, quando magari già ti dai aria, già ti senti sto cavolo a 20 anni, è qualcosa di imbarazzante. Sai che Però mi la hanno colpa, guardato? Tanto ripeto, non ormai se n'è è. andato, tanto ormai se n'è andato, te la posso raccontare. Hanno raccontato che si stava allenando al campo principale di Trigoria e davanti c'erano i ragazzini Sì. Sì. che stavano a fare una partita, insomma, con i genitori là. E quindi erano girati verso quel campo mentre lui si allenava. Dice che ha mandato il procuratore suo lì a dire ai genitori se cortesemente si potevano girare per non guardarlo perché dava fastidio come guardavano. Verità, persone che Ma conosci pure te che stanno là. sì, ma chi te ce fa arrivare a questo? Però, se magari non gli si dà troppa importanza o non si fomenta troppo, perché il talento va coltivato, va fatto crescere piano piano, non va fomentato. D'accordo, Perché d'accordo. magari una volta due parole e diventa il fenomeno, ma troppa merda devi mangiare prima di diventare un fenomeno. Ecco perché ma lo sbaglio, ripeto, non è manco il suo. E di chi gli sta intorno, no? Adesso, se tu ci fai caso, vai a vedere una partita, ecco, magari di tuo figlio, cioè 2000, che 2012 che 12. è? 2012. Se tu ti guardi alla tribuna, saranno 10 genitori e tutti gli altri con i fogliettini in mano. Se hai fatto caso, vogliono la lista, vogliono tutti la lista, no? Perché sono tutti tale scout, tale procuratori e via dicendo. A me viene da ridere perché magari poi gli vai a chiedere. Che devi guardare di un bambino per vedere se è di prospettiva, sì o no? E non lo sanno. Ah, beh, E non lo sinceramente non ho mai sanno, capito manco io, ti dico la verità. E manco no? me Vabbè, ne... sono qua. cioè, nel senso che non è il mestiere mio, quindi non ho mai capito qual è, cioè, per esempio, per entrare alla Roma, no? Quali siano le caratteristiche che loro guardano in un bambino. Dovrebbero guardare. Si chiama TIPS, ok? E tutta la gente che sta là sopra non lo sa. Ok, la tecnica, l'intensità, capito? Lo speed e la personalità, capito? Vabbè, Perciò come se sono. magari entri in palestra, beh, scusate, ti interrompo, come se tu entri in palestra, quindi il ragazzino quello che può essere più bravo, più portato, è quello così e così. E mo perché comunque non siamo nell'ambito del No, pallone, no, no, capito? ma infatti chiedo a Maurizio perché Maurizio, Però capendone di più, appunto. sicuramente, cioè mi Sì, piace però adesso. capire un mondo che non è Bravo. mio da uno che sa, no, che sai, Cioè, questi sono dai, tutti le tuttologi, chiacchiere. no? Però La adesso gente. bravo, però adesso vi dico una cosa, no? Io magari non entro nel merito vostro perché non so, no? Anche che ho un sacco di amici pugili, però sono andato pure a vedere tanti incontri e tanti allenamenti. Però io magari Anzi, scusami, ma mi hai fatto ricordare una cosa che te volevo dire, ma tanto poi te lo dicevo in privato. Mi farebbe piacere se ti vieni a vedere il match di Carlo Antonio Cali e Lella Raz, sei ospite mio, Bordo Ring. Dove? Dove fanno mi? Pala Palatorino. Torrino. Sta pure A vicino da te, Torino. dai. Pala Torrino, Pala Torrino. Ah, va bene, dai, me quando? Il 23 febbraio, mi pare, 23-24 febbraio, una cosa del genere. Vabbè, vabbè, poi mi ricordo. Se ce Se ci stai, mi fa arrivate, piacere.
24, se ci stai, ci stiamo tutti, se ci stai mi fa piacere, sei ospite Bravo, mio. va bene, pure a me mi fa piacere. Ascoltami, però io adesso ti dico una cosa, no? Tu magari hai fatto il pugile, Mirko, fate ancora i pugili, no? E magari un bambino lo sapete vedere, no? Se è di prospettiva, se magari c'è da aspettare, magari più di quello non può dare, magari che c'è da lavorarci sopra, ma c'ha qualità, no? Le vedete perché avete fatto i pugili, no? Giusto? Giusto, Nel giusto. calcio tutta sta gente che fa vedere sti ragazzini, il 90%, non si è mai messi i pantaloncini, i scarpini. Capito quello che vi voglio dire? Perciò non può vedere come tanti istruttori che prendono 100 euro, 200 euro al mese, no? Che non hanno mai giocato a calcio. Ma tu come fai a vedere se un bambino è di prospettiva, sì o no? Come fai a vedere un bambino se magari c'è da aspettarlo? Come fai a vedere un bambino magari più di quello non può dare, no? E nello stesso campo vostro è la stessa cosa, no? Come se vengo io lì da voi e io che cavolo ne so, se sto bambino magari è di prospettiva, non ho mai fatto il pugilato. Questo sta succedendo nel calcio. Questo sta succedendo nel calcio. Capisci? Perché tutti parlano, perché nel calcio ci stanno i soldi, quindi ti possono guadagnare tutti quanti, magari con la scommessa hai guadagnato un sacco di soldi. Ecco il male del calcio, principalmente qual è. Ma parte da sopra comunque, eh. Poi non mi fate parlare di calcio di Poi queste cose. il calcio è ancora più complesso, più difficile, perché nel calcio comunque non vuoi tutti parlano. Nel Tutti senso allenatori. Certo. pure tipo come chi capisce il calcio, però se metteva quello, se faceva quello, calcio comunque in Italia si parla di calcio, tutti parlano di calcio. Quindi Vabbè, lo spirito. vabbè, aspetta, parlare di calcio è una cosa, fa allenatore no, cioè nel senso No, che. io Cioè, la finché tu voglio parli, dici io avrei fatto, tanto che capisci il cazzo, andare. No. metti quest'altro, tanto o Però sei la pure verità, vuol te che. dire comunque c'è un Capito? bacino d'utenza più grosso di tutti, Vabbè, perciò lo sport nazionale, Mirko, come vai in America? Parli di calcio, parli di basket, la differenza è enorme, è capisci? normale. Capisci? Parli di baseball, di rugby, di football americano e di basket, e calcio non lo guardano proprio, capisci? Perché in Italia il calcio è lo sport nazionale, quindi è dove ci stanno più soldi, ci stanno più introiti, ci sta più gente, magari importante a livello economico, no? Perché a me mi viene da. Allora, mo' vi dico questa cosa. Io ho fatto il militare alla compagnia atleti, no? E la cosa che mi rattrista alla Cicchignola, questa è importante perché è qualcosa di imbarazzante. Noi entravamo il martedì, facevamo 2 giorni, ma 2 giorni gli allenamenti, e il giovedì, venerdì andavamo in licenza, no? E ritornavamo il martedì dopo. Ci stavano i ciclisti, il capitano della pallamano prendeva 500.000 lire al mese. Capitano della nazionale italiana di pallamano prendeva 500.000 lire al mese. Quando in Serie C si prendevano 150 milioni, un giocatore normale. Capisci la differenza? I ciclisti ne uscivano mai, Porelli attaccasse le cose là. Era qualcosa di. Mi sentivo a disagio io per loro, capito? Perché c'è troppa differenza. D'accordo, bella Capito come? Dani. E l'arti sport non c'hanno quel valore. Cioè, io per esempio dico una cosa, no? Io metterei il terzo tempo del rugby dentro al calcio. Guarda, è una cosa bella, sono stato a vedere tante partite di rugby, si ammazzano, si Voglia. sfondano, poi stanno tutti quanti insieme e mangiano tutti quanti insieme. Ho visto la gente che gli mozzichi in faccia, che gli mozzichi da tutte le parti e poi magari bevesi una birra insieme, è qualcosa di troppo bello, capito? Pensa Mauri che nel pugilato esiste da millenaria sta cosa, perché è finito l'incontro da bracci e magari poi Vabbè, c'hai ultimamente non è che sto a l'amicizia, vedere. c'è Ultimamente non è che l'amicizia sto a vedere che queste dura una vita. Che c'hai? Qual è il match che non vedi in cose. questo No, questi tempo? che vedo pure qui su. Che vedo qui sui social, no? Se sfondano, poi se ammazzano, se vanno a Non rimanere. L'altro pugilato. sta girando dal Ah, cazzotto in so. faccia. È come se io ti dico a te, i tecnici che vedi qua su TikTok che imparano a calcio e non hanno mai fatto calcio, sono dei tecnici. E il senso è quello, no? Vabbè, sarebbe bello, sta cosa sarebbe bella portarla anche nel calcio, che magari qualche valore esce fuori, capito? Quindi Secondo me, sarebbe veramente. soprattutto.
soprattutto fuori dal campo da gioco, e quello è il Certo, problema, non dentro, certo. perché dentro i ragazzini è come i giocatori, no? C'è la foca agonistica, transagonistica, c'è sta, però il problema è sempre fuori a livello dilettantistico e a livello professionistico, no? Allora, c'hanno sta cosa di non fare tra i genitori a vedere gli allenamenti, no? I professionisti. Per me è sbagliato, perché il genitore va educato, non va messo da parte, perché è lui che D'accordo fa con le... te, Arbè, quanti cazzo ti sono rompi le palle là fuori, Trigoria, perché il giro lasci, non sai che fare, o te ne vai al bar o vai da una parte, non c'è sta un posto dove veramente puoi stare tranquillo, puoi stare senza pace, perché o te ne vai al è bar, non fanno un cazzo manco per farti stare fuori, capisci? Passano quei vero. pecore ogni tanto. E a fine allenamento quasi passano tutte quelle pecore e poi ci chiamate pecorari. Siamo da Lazio, vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Ma io per 7 anni, no, avevo fatto sta vita, sia io che mia moglie, e te leva tante cose, te leva tanto spazio, magari devi prendere 2 ore di permesso, magari chi lavora, magari devi rinunciare a tante cose. I sacrifici li fanno i genitori e non vanno messi da parte dal genitore, va Io educato. Se sono parli, d'accordo con vieni te. a fare l'allenamento, come apri bocca, non entri più. Stop, fino al discorso. Fino al discorso. Ma non va messa a prescindere da parte. No, no, sono Capito? d'accordo. Sono d'accordo. Ma hai detto una grande cosa, vai educato. La rovina, No, vedi io questo? sì. Vedi cosa? Danilo dice la rovina dei ragazzini che giocano sono sempre i genitori che fanno il tifo. Ma è vero, ma il genitore non vuole male del figlio. No, però da una parte, Maurizio, sai meglio di me che spesso purtroppo le persone si pensano sempre ad averci in casa, i genitori si pensano sempre in casa a Messi, E Ronaldo, mo però ti Ronaldinho. interrompo, beh, però adesso ti interrompo, perché se un genitore viene da me e mi viene a dire tu a mio figlio lo devi migliorare così, 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 e dico, oh, bello mio, portalo da un'altra parte, perché se avete sbagliato persona, hai portato da me perché devi migliorare, o so io il pensiero mio, io ho sbagliato mestiere, Bra, perciò o sì. te stai Su zitto o non questo, vieni più. io sono d'accordo, allora, io su questo sono d'accordo, però tante volte si deve capire che non è che per forza tutti i ragazzini devono giocare a pallone, ci sono tanti altri sport, Ma perché c'è. per quanto un bambino possa migliorare, che uno lo segue di più o non di più, però magari non è tagliato per calcio, magari sarà un campionissimo nel basket, però magari magari il genitore s'ostina a volerlo vedere dentro un campo da calcio, capito? Arve, finché si paga. Ma vedi questa cosa, finché si paga, come in palestra, E viene il bambino certo. portato e quello non portato, quello che magari pesa 250 kg e magari non è capace neanche a muovere 2 braccia, no? E magari è lo stesso nel calcio, però se io pago una retta come la paghi te, la stessa Certo, retta, ma è io ho diritto di giustissimo. giocare come giochi. Allora, quando si fa una cosa selezionata, lì è un discorso. Quando è una cosa di tutti, che pagano tutti, tutti devono giocare. Ma a Fondi prescindere, una tutti sono porta, dallo stesso guarda, si livello. chiama scuola calcio perché teoricamente si Appunto. dovrebbe imparare a giocare a calcio, che tu poi possa diventare Maradona o Pelé, oppure non possa scegliere di andare in piscina a finire il percorso calcistico, e tu io pago, tu mi insegni. Punto. E È quello abbiamo che ti tutte le dico, pari beh. opportunità. È quello che ti dico, perché pago? Io devo lavorare allo stesso modo con il ragazzino, capito? E quello portato e quello non. Come in Ma palestra. Se io io ti do infatti ho 200 sempre euro al odiato mese e quell'altro questo. portato ti dà 200 euro al mese, io lavoro alla stessa maniera. Perché? Perché mi Certo. sta a portare i soldi. Capisci? Siccome magari, ripeto, è come Zaniolo, no? Quando... Zaniolo, faccio lo stesso discorso al genitore, stesso discorso al genitore. Se a tutta sta gente che gli va intorno a dire tu fai un fenomeno, tu io porto di qua, tu io porto di là, ricordatevi una cosa, se il bambino è bravo, lo vengono a vedere da tutte le parti, perché poi ci gira. Quindi magari chi si affianca a queste persone, per i bambini dei 10 anni, dei 11 anni, è come a te te ferma, no? Adesso un procuratore ti viene a dire: mi serve tuo figlio, lo devi portare con me perché è bravo, perché è cosa. Ma tuo figlio strano è capace, vuole andare a fare musica, vuole smettere di giocare a pallone. Ma so che non puoi fare questi discorsi, non puoi fare questi discorsi. Ci dovrebbero essere dei tutor che li proteggono, questi bambini a quest'età. Io E il sono procuratore, però, d'accordo. quando va a fare contratto, per questo deve essere solo un tutor.
magari dagli un'occhiata, magari farlo sta bene, magari se il genitore sta in difficoltà su qualche cosa per portarlo da una parte e dall'altra. Ecco a che servono, per essere tutta fuffa. Aprono bocca e gli danno fiato. Magari ci hanno due soldi, domani mi alzo e faccio il procuratore. Ok? Perché voglio investire due soldi. Magari mi dice bene su una persona. Ora ti dico come funziona qua, perché ora mi ha fatto entrare su quello che poi a me mi manda al manicomio. Vanno nei paesi africani a prendere ragazzi, porelli che magari stanno mezzo alla strada, no? E magari se ne portano giù 4-5, mettono dentro una stanza di 10 metri quadri, magari tirano fuori uno, gli dice bene che uno hanno guadagnato i soldi veri. Questo è il problema del calcio italiano. E vanno messi da parte i ragazzi che magari di talento, diciamo qui in Italia, però qui in Italia è tutto tangibile, è tutto veritiero, è tutto visibile, perciò se devi fare un contratto, quello che guadagnano sono tutti i soldi veri. Lì ti dicono che hanno pagato due banane e due noccioline e magari se lo rivendono a 1 milione d'euro. Questo è il discorso, questo è lo schifo del calcio che non ci deve stare più. Però magari so pensieri che ci hanno tanti e non parla mai nessuno. Capito? Beh, la No, stessa è cosa vero. sul pugilato, se io voglio fare andare avanti uno, pure che c'ha meno doti di un altro, come andare Ma avanti? Capisci? certo. Beh, questo discorso lo deve fare questo e quest'altro. E purtroppo E te anche vanno al tante volte, manicomio. anche nel ti dico la verità, anche tante volte si fa anche nel pugilato questo No, discorso, eh. Danilo. No, stavo rispondendo a Danilo, scusa. No, 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 dico comunque tante volte pure nel pugilato si fanno queste cose, cioè nel senso che purtroppo si dedica più tempo a determinate situazioni che a altre, eccetera, eccetera, o se fanno andare avanti persone che non meriterebbero di andare avanti, purtroppo questo è lo schifo la In parte tutti gli brutta del sport, pugilato. adesso in tutti gli sport è così. Oh, Sì, vedete sì, pure voi il sì, sì. pugilato, no? Che già cominciando che per me proprio sottopagati, se non arrivi a essere qualcuno importante a una fama mondiale, te mori di fame, perché è brutto così. Ma vedo che si stanno affacciando pure nel mondo del pugilato, gente che non c'entra un cazzo col pugilato. Quindi sta voce la dovete fare tutti quanti, cioè la dovete da tutti quanti, perché veramente sta diventando Sai una oggi, pupazzata. qual è il problema fondamentale del pugilato? Che tutti pensano da poter fare questo sport e di poter parlare anche se non sei mai salito su un quadrato, e questo lascia un po' perplessi un po' tutti quanti quelli che poi fanno i sacrifici, si fanno il culo. Levano tempo alle famiglie, levano tempo a se stessi, diete, eccetera, eccetera. Perché magari hanno 10 follower, 20 follower, 100 follower, e allora si pensano da poter parlare a nome del pugilato o sentirsi pugili o poter dire a loro. E questo è quello che a me invece fa incazzare questo mondo, capito? E Ma quello è magari la stessa cosa. gente talentuosa, mo te prendo uno a caso così che c'ho sempre in mente perché è un ragazzo che è fortissimo, ma sui social non va. Che ne so, Mauro Forte sarà aspirante al titolo europeo, però è casa, chiese il lavoro, non sta manco sui social, manco gliene frega niente. Però è un pugile, ma è un pugile Perché con la P pugile? maiuscola, capito? Questo è il discorso. E magari quello che non è mai salito su ring semplicemente perché c'ha 100.000 follower su Instagram o su TikTok, magari è pagato per fare quello che Mauro fa gratuitamente. Non so se mi spiego. Sì, ho capito. Lo so, Arbe, ti ripeto, prima di tutto, le competenze è la base dello sport, no? Di chi insegna. Perciò io non mi metto a insegnare qualcosa che non so. Io lavoro sui gesti tecnici. Tecnicamente non mi deve insegnare niente nessuno, quindi insegno quello che so fare io. Non mi metta di questo corre male, chiamo il fisioterapista, un amico mio, dico guarda un po' se cammina male questo, poi mi dice Mori, sa di una cazzata, cammina bene perché c'ha bisogno di questo, ma non glielo faccio io la diagnosi, lo mando da una parte perché non c'ho le competenze. Ma questa è Questo voglio professionalità, dire, Maurì. Questa è Arbè, ma per forza, professionalità. io capace come rovina, ragazzino, dico te devi ammettere i plantari perché te lo dico io, ma se non c'ho le competenze come faccio a dire? Questo è Capito? proprio un discorso. Danilo, sai quanti bravi come me c'erano? Posso rispondere a Danilo? Tanti.
Tanti, tanti. E quando parla Cassano apre bocca e gli dà fiato. Lasciamo perdere, è stato un miracolato che ha sfruttato l'occasione. Bravo tecnicamente, ma c'erano 1 miliardo. Ti posso fare 700 miliardi di nomi più bravi di lui. E lui gli ha detto bene, però poi è quello che Calcato è. l'onda, Quello che è. al momento giusto. Sì, ha sfruttato il momento giusto perché ha trovato un grande allenatore. Poi ha saputo sfruttare, è stato bravo. Però ora non pensi le palle su sti social che sta di una cassata dietro un'altra. Ma quando vuole parlare di intercampo, parla con me. Pure Cassano, pure che si chiama Cassano. Vabbè, però E lui vedi fa più sta a covazza acconto. adesso perché sta di cassate su cassate. Però Sa, come fai vedi a qual è dire il uno che ha fatto gioco. 500 gol a dire che non è buono a giocare a pallone? Come fai a dire che Mbappé non è buono a giocare a pallone? Come fai a dire che. Cioè, apri bocca e gli dà fiato, forse magari fate un po' di. Ecco, Cassano è Rocky del No, calcio. prima C'ha ragione, Cassano ha giocato a calcio. Però Cassano ci ha giocato a pallone, capito? Che ma poi pure bravo, dice Cassano. Oh, stiamo a parlare di uno bravo. E lui dice sì. a capo, io se c'avevo a capo. Cassano, se c'avevo io un po' di capoccia a quell'epoca. Te facevo diventare piccolo così, se c'avevo un pochettino di capoccia, uno spillo di capoccia, io ti facevo diventare piccolo così. Purtroppo io non ci ho proprio avuta per niente, perciò a me mi viene da ridere quando parla, vabbè, dai, ritorniamo sulle cose serie. No, Quando cambiano queste però Mauri, ti posso dire una cosa che fa più ascolto così che magari cose, fosse sì, stato, pure hanno inventato una personaggio. bella cosa alla fine, perché vedi che poi se ne parla comunque, no? È Vuoi o non vero, vuoi. è vero. Ma stiamo a parlare di un giocatore forte, non stiamo a parlare di una piccola. Però voglio dire, a quell'epoca ce n'erano proprio tanti. Tanti che non ci hanno avuto la fortuna sua o un'opportunità sua. Quello dico. Si è costruito un personaggio, come sta di Danilo, è giusto, ha fatto bene. È perché, ma poi il calciatore, quando smette, se ne ha investito bene i soldi, un attimo, ha Bravo, bravo, portato bravo. a tempo. Ma io Perciò. mi chiedo, ma come si fa a dilapidare tutti quei soldi con così poco? Amori, ma me lo devi spiegare perché io. Alberto, Arbe, quando tu fai una vita, quando fai una vita magari che spendi 3.000, 4.000, 5.000 euro al giorno, Un che per te terrore è un degli peso, altri. poi quando magari c'hai un'entrata di 1 milione d'euro, invece di essere 1 milione d'euro sono 100.000 euro, e già lì ti ammazza, non fa più la vita, no? Però tu continui a farla, è un attimo che poi i soldi finiscono, no? Capito qual è il discorso? E c'ha ragione Ragazzi, pure Claudio. C'ha ragione Claudio che dice: si è creato un personaggio, ha fatto bene, ma un conto fa il personaggio, un conto di un sacco di cazzate. Poi magari si è giocato da anni a calcio, potete giocare tutti pure derby. Quindi, no, io no, io io voglio sono dire, questo. eccezione e conferma la regola. Io a Pure calcio così si deve al massimo posso fare fare l'arbitro. No, allora fermate, io ho davvero due un calcio. sinistri, Ah, ho due piedi fermati, sinistri. Claudio, sei voluto allenare con me, Alberto. State fermo, non Allora, parla. io due volte che sono Può andato essere mi pure volevo zocco, menare può pure a quello essere. che portava l'acqua. I No, no, soldi vai. sua e il naso mio, stavamo da capo a 12, Danilo. Cioè, ha Grazie, aspettato che entravo io in diretta per dire sta cosa. dai. Ci è venuto in mente in questo Danilo secondo, eh. è un grande. Danilo è un grande. Stava a parlare di competenze, no? Che Chimo ci si improvvisa allenatore, ci si improvvisa maestro, ci si improvvisa di tutto e di più, no? E mi viene da ridere perché poi alla fine non sai quello che dici, sai quello che fai poi, no? Certo, Perché certo. è quello poi che ti porta al successo. De me ne Essere, non dicono che. apparire. Bravo, de me ne dicono de cotte e de crude, però io dimostro dentro al campo, non è che, no, che chiacchiere, no, a scrivere, capito? Poi dentro al campo, so io che ho i bambini, ho il campo pieno dei bambini, so io che faccio vedere gli esercizi, so io che faccio vedere magari i giocatori miei perché mi metto in prima persona, io quando c'è da fare una critica metto la faccia, perché? Perché ho visto, ho parlato, sono stato, capito? Potrei dire 10 miliardi di Certo. cose, ma lo voglio dire un'altra sera, beh, voglio, mi devi Ma far andare una parlo d'accordo. mezz'oretta.
dir Ma tutto il due tempo che te cose. pare, per noi è sempre un piacere, anche cioè, sentito a te, senti un pezzo di storia del Sì, però qui si calcio. parla di pugilato, beh, E che io ci dici? voglio Qua si sentire, parla ma di no. sport. Ma Sì, però magari qui c'è gente di pugilato, giustamente che significa? vuole A sentire gente se pugilato. vuole. Guarda, secondo me la gente qui se vuole rilassare a sera e vuole magari sentire pure due cazzate che non so solo il pugilato. Poi si parla di pugilato, si parla di tante cose. Noi siamo qui in Comunque l'ambiente compagnia. sportivo. È un ambiente A sportivo. proposito delle cazzate, lo sapete come si chiama il cane mio? Rookie, via qua. No. Salutate un po', Rookie. Vabbè, dai, sei in Ma Serie in A. che serie hai giocato che ti chiedono? Scusami, non seguo il calcio. Guarda, io sono arrivato in C e diciamo che dopo esordire in Serie A a 15 anni ho fatto una cazzata e poi si è creato il personaggio, no? Il fenomeno mi ha matto, no? Però magari la gente non sa quello che c'è sta dietro, quello che c'è stato dietro, quindi la Una cazzata bella l'ho testa fatta io. matta, Maurizio, vi E posso non l'ho assicurare. fatta e non l'ho fatta proprio mia, però l'ho fatta grossa, diciamo, vabbè, l'ho fatta grossa. È un ragazzo pagato mezzo miliardo 38 anni fa, erano soldi veri. Stiamo a parlare di soldi veri. A quant'anni, Maurizio? A 14 anni e mezzo. 14 anni e mezzo a Ha banana. capito, eh? Sì, stiamo a parlare di da adesso saranno stati 70-80 milioni. 27 anni, porco due, per far match che è più 1500 euro devo far botte con l'organizzatore prima di far botte con l'avversario, penso. Vedi sti prezzi, vedi, vedi È sti come se costi. a 14 anni la Top Rank ti fa un contratto e ti dice guarda, te più ti metto sotto contratto. È la stessa No, identica cosa del pugilato, Mori. anche se sei un fenomeno succede. Non so. Vabbè, a pensare che c'è a 14 anni già avevo il Metropolis Verde, Pezzo di merda. Va A me a bene, 14 anni mi bullizzavano, Mauri, che te devo dire? dai. Ma pure io ne ho prese poche botte, Io io perché ero un cagazzi di quelli veri, ma ne so che armato, ma c'ho pure dei sassi, ma prima ero un cagazzi vero e litigavo con tutti, mi fregava niente. è Sì, finito. Dani, bisogna correre in mezzo al campo. Non si gioca da fermo, però vabbè, dai, Ah. senti, parlate del pugilato, vi seguo perché torno al bagno, mo ho detto così, ma vado a fare la diretta. Comunque è sempre così, appena si entra in questa diretta qualcuno deve andare a cagare. Ma Mirko, c'ha qua la faccia, sembra disegnata, porco Dio, ci parla male. Lo so, no, Sono sono ascoltato. lui è uno serio, capito? Lui ascolta, non parla mai. Quando parla sono cazzo. Rifletto, penso, apro bocca, dico due cazzate e ricomincio. Ascolto, prego. Senti, vabbè, levami da sta diretta, vabbè, che vedo che mi faccio. Grazie, Mauri. Bacio alle Grazie. Un grandi. bacione. Ciao, ciao, ciao. Fantastico. Ma che Ah. siamo a tu? L'hai capito? No, sto pensando. Lo sapete che sto pensando io? A mezzo milione, come si scrive? No, infatti, 500.000, 500.000. Bella Io sono Pier. più di numeri, ma No, ancora ma 10 poi, oh, milioni. papà ha 14 anni. C'è una foto sul profilo mi pare che c'è la foto con Maradona. Sì. Io Pure, Maradona, questo è il tossico che sta qua sotto casa mia, si chiama Maradona. ho la Madonna più che Maradona. No, no, sta tossico sotto casa mia, lo chiamano Maradona perché te fai i palleggi per i soldi, per i pezzi, capito? Te fa tutti i palleggi, te mette qua sotto, con il pezzo di carta, lo chiamano Maradona, lo chiamano. Grande Piera, grazie. Senti, ma Grande Pierre. hanno mandato un video ultimamente e mi hanno detto se conoscevo il sinistro invisibile. Tu lo conosci? No, Il perché a me Jeb Fantasma. il sinistro invisibile mi sembrava tipo quando ti fanno la chioppa con la macchina, capito? Che tu poi non capisci chi cazzo è stato perché magari sai. No, vabbè, ma è ironico, io lo conosco, cioè, se usa. Il Jeb invisibile. E Sarà la qual è? guardia, c'è tutto le mani. È così come l'arsa. Vai, abracadabra, boom. È così. Si sta come l'arsa occhi, Jeb un po'. Ma la cosa lo sai qual è?
non so se qua in diretta l'ha detto Mirko o chi lo diceva, che il pugilato è un po' come la musica, no? Ci stanno, Sì. Mirko lo diceva, sì, è un po' come la musica, che ci stanno delle note, come i colpi del pugilato, sta a te poi creare la canzone, come sta a te poi creare le combinazioni. Ho detta io. No, aspetta, io ho detto che nel pugilato sono 3 colpi, sono 6 colpi. E tu hai detto un po' come la musica, Vabbè, sono 9. vabbè, è quello. Che cazzo, È stata fammi rompere il cazzo un per le lumache. Ancora rompere il cazzo per le lumache. Mo' ho detto una cosa figa. una delle frasi più fighe che ho mai Ma sentito, cioè da voi soprattutto, perché dite un sacco di cazzate. No, sto scherzando. tu le lumache, tu lo sai a quelle delle lumache? No, Ma dopo te la come dico, dai, finisce il concetto tuo. no? L'ho perso perché tanto prendo i cazzotti in testa, non me... Vabbè, provo a recuperarlo. Dico Cava. quel discorso lì, no? Mi sono scordato di che cazzo stavo a parlare, veramente. Da farfago a quello il succo. Mi No, sono scordato stava a di che cazzo parlare delle stavo note musicali. Sì, ami. Porca. No, stai a dire del Ha bugiardo, detto sono Deo! Ha aperto piatto. te! No, mi sono perso, è inutile. Oh, ma Vediamo. arriva la barzelletta. Vabbè. Te lo dico io di che stavi a parlare, aspetta, te lo dico io. Ah, Stavi attenzione! dicendo, Mi è bravo, arrivato, bravo. buono che mi è tornato, non mi interrompete che se no ricomincio. Dico, si sa che è così, no? Tanti movimenti, tante uscite fuori, tante combinazioni ci stanno già da anni. C'hanno già un nome, hanno già un metodo per farlo capire, no? Perché cazzo mi devi chiamare un jab, magari che parte jab e finisce gancio, un sinistro che parte jab e finisce gancio? Me lo chiami jab invisibile, me lo chiami sinistro invisibile. Ma porco, ma chi te dà la cosa di doverlo nominare una mossa per farla? Tipo cosa, no? Mo io a Erwin gli voglio un bene dell'anima perché comunque alla fine a me non mi ha mai fatto un torto, ci parlo spesso, mi ci ritrovo in tanti discorsi, quindi io gli voglio un bene dell'anima. Ha fatto i video a quel coglione, a quel kebabaro da Min con la ginocchiata extreme. Cioè, mo tutta l'Italia ginocchiata extreme. Io tiro le ginocchiate in bocca da quando avevo 12 anni. Ho messo un video di una ginocchiata saltata che mando KO1. Oh, a grande, hai fatto la ginocchiata extreme. L'ho fatta tipo 5 anni fa, capito? 5-6 anni fa ho mandato. Quello non sapeva manco che cos'era la kickboxing, capito? E sono cose che a me mi danno un culo. Dico, cioè, come se magari la guardia Mayweather, capito? Quella con la spalla avanti, che non si chiama guardia Mayweather, però tutto il mondo la conosce perché la fa lui, no? Come se tu da domani in Italia la cominciamo a chiamare Guardia Mirko. Cioè, che cazzo Guardia Alberto? Cazzo c'entra? È quella, appunto, c'ha un nome. La Nike non la puoi chiamare in un altro modo. È Nike, l'Adidas non la puoi chiamare in un altro modo. È Adidas. Quindi, Guarda che allora, una cosa, sta un po' di tempo davvero Andereo, che Andero, stava a parlare. Andero, Andero, perché lui se la chiama Andrea, però diciamo che ha trovato un misto e quindi si è chiamato così. Ah, stavo a leggere mo che ci mette KO a tutti qua. A me poi fa. No, a me, guarda, a me è sicuro, io mi tiro indietro da queste cose. Guarda, hai sbagliato live per queste cose qua. C'è Rughi. Eccolo Rughi. Andrea, secondo me c'è ragione, io sto con te che c'ho paura. Sì, pure io mi schiero con te, andrà a te. Vabbè, Andrate, Comunque, a me se prima, poi Agla, a mi proposito di chiami. musica, a proposito di musica, voi dico la barzelletta, no? Allora ci stanno due amici, no? Due pischelli così, è venerdì sera. Uno dice all'altro, oh, stasera andiamo a ballare, quello, ma che? Stasera sono a Chopin al teatro, diceva a ballare. Chopin, e chi è Chopin? Ma come chi è Chopin? È il cantante di musica classica, eh? Dice, boh, questo sarà impazzito. Dice, vabbè, il giorno dopo, il sabato, no? Dicevo, stasera andiamo a ballare, se divertimo, che a ballare? Stasera sono a Chopin al teatro, dice un'altra volta, ma sto cazzo. Eh sì, Chopin, quello di musica classica, eh. Dice, boh, sarà. Domenica, oh, stasera scimo, eh. E no, stasera sono a Chopin, pure stasera. Dicevo, ma da quando è che ti piace la musica classica? Dice, ma hai capito? Quello va al concerto, io mi scopo la moglie. E
È inutile che ti dico che me la rivendo perché tanto me la scordo fino a domani, cioè, già me la sono Quello scordata. che tira le inginocchiate gli faccio mangiare i denti. No, dai, ma non Non c'ha, a parte essere che i denti ce l'ha disegnati, è un filtro, non so i denti. razzista. Non Essere razzista, c'è ragione. Ah, appena rega, ma contano i muscoli nella box? No, per me no. muscoli. Lo diceva sempre in coso un maestro, non mi ricordo chi cazzo era, che la faccia non c'ha i muscoli, c'aveva certi muscoli in testa, regà, perché vabbè, era nato così, c'ha una capoccia, coso, Andrè, c'ha una capoccia piena di muscoli, la faccia non c'ha muscoli, lui una mascella così, tutti... detto da te non ha senso, però il senso era quello che comunque non ha, non è che se prendi un colpo sulla mandibola non vai lungo perché c'hai i muscoli. Vedi, Nick ha fatto un'osservazione giusta, ma questi che dicono ti faccio mangiare i denti, che sapore hanno i denti? Vedi, questa è una domanda. ADR. Questo vedi? Cavolo, guarda che mi ha messo in difficoltà, eh. Che sapore hanno i denti? Amo, vieni un attimo che ti do una pera in faccia, ve lo voglio vedere che sapore c'hanno i denti. Sarà identico al sapore dell'ultimo. Scusate. Mi togli per favore dalla diretta. Mi dissocio. Mi togli dalla diretta. Però la cattiveria conta, secondo me, fino a un certo punto. Sì. Secondo Non gli me... dico, non gli dico sì che domani tutti al bar, a me non mi serve pugilato perché io sono cattivo. No, no, All'arcantiere, no, io ho mi sempre fatto, guarda, faccia. posso dirti una cosa, io ho sempre fatto un discorso di questo tipo qua, che la cattiveria, che poi non è cattiveria, ma io chiamo gli attributi, Allora, lo nel sai. pugilato e negli sport a combattimento contano soprattutto quando sei in difficoltà, perché lì escono fuori gli attributi dell'atleta, o ce l'hai o non ce l'hai, la No, tecnica la impari. Gli certo. attributi o ce l'hai o non ce l'hai. Io penso che si tratta di cattiveria agonistica, si chiama. Cattiveria agonistica, che vuol dire? Che io entro sul ring, io non entro sul ring per combattere, io entro sul ring per vincere. A me, cioè, quello che Amin nel video che hanno fatto trasmette un po' a modo suo, un po' sbagliato perché è un po' sbagliato, però quello che trasmette a modo suo è il fatto che serve la cattiveria agonistica, cioè io salgo là sopra. Mo, il succo di tutto ciò qual è? Dello sport da combattimento, qual è il succo? È inutile che io faccia la corda, che faccio il sacco, che sono bravo con i colpitori, che faccio le schivate, che sono un fenomeno. Il succo di tutto ciò qual è? Tirare, menare l'avversario, ok? Col massimo rispetto e quello che vuoi, però se io vado a fare il match e non ho quella cattiveria agonistica di voler vincere il match, è inutile. Cioè, è inutile che io salgo, capisci? No. Cattiveria non vuol dire che quello sta girato di schiena, boh, lo prendi a cazzotti dietro la testa. Nelle regole, nel senso, se fai pugilato, nelle regole del pugilato, se fai K1, nelle regole del K1, però devi essere cattivo sotto quel punto di vista. Nel senso, se prendi un cazzotto, non ti devi demoralizzare. Mi sono rotto il naso, no, aspetta, vado all'angolo che me lo mettano apposta. No, cazzo, il naso rotto, vai avanti. Io quello Ma io intendo per penso che comunque cattiveria. per cattiveria agonistica è proprio una cosa che se è pure nel tennis, secondo me c'è la cattiveria agonistica. Sì, ma pure nel In calcio la tutti gli stessa cosa. sport Ma proprio, tutti gli capito? sport, certo. Hai visto c'è sta per esempio, come si chiama? Neymar nel Sì. calcio, no? C'è sta Neymar, come lo toccano se butta per terra. Perché non c'ha, cioè, c'ha la cattiveria di segnare, ok. Però non ha la cattiveria di Ibra, per esempio, che Gattuso. magari Ibra se gli vanno addosso, gli fanno il fallo, se quello c'ha la porta davanti, non casca per terra. Se casca, si rialza e ricorre a far gol. Capito che te voglio, cioè è una cattiveria diversa, una cattiveria agonistica diversa. Quindi ha scritto sto fenomeno. La prima pizza la tua, speriamo che con la mozzarella. Abbi Io ho risposto così, la piacere. seconda pure. Eh? Io ho risposto la seconda pure, io ho Sì, detto. dopo il match. Oh, io con questa fame, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Io stasera ho sgarato con la maglia della pizza. Lo Dato te. sai che Ho è già un po', è già qualche giorno che anche i messaggi di Instagram rispondo senza insultare più la gente. sbagliato il giorno. Lo vedi? A forza sta con noi, sta diventando bravo.
diventa bravo. Mo comincio a tirare un po' di bestemmie in chat su Instagram a quelli che mi insultano su Instagram. Che non può essere. Perché la tecnica vince, allora, perché a parità di tecnica vince chi ha più cattiveria, secondo? Secondo me è buco. Bah, secondo me a parità di tecnica, non è che vince uno che ha più cattiveria, vince quello che ha più voglia di vincere, punto e basta. O sei cattivo o che non sei cattivo. Mi ha ricordato una cosa Lorenzo. A parte abbiamo complimenti a tutti quelli che hanno fatto il torneo a Marrakech, hanno fatto un capolavoro. Ma Abess oggi ha vinto con l'Abruzzo. Ha visto il match? No, non ho visto. Poesia, proprio. Oh, Abezza ha detto una cosa qua, che già è stato contattato da una grande promotion. Non a caso, quando sei qualcuno, ti contattano. Non c'è Tanto bisogno bene. di... Con la E Russia hai vinto contro il pugilato, dice. comunque, tornando al discorso che faceva il ragazzo prima delle a parità di tecniche e tutto quanto, io ci sto facendo caso che tante volte al giorno d'oggi in tutti gli sport da combattimento e poi magari mi sto sbagliando, però è un'impressione mia quella che solitamente al giorno d'oggi vince chi ha la preparazione atletica migliore tra i due. Nel senso, ci sono atleti che tecnicamente sono superiori, però non hanno quella preparazione atletica e non hanno quel modo di sapersi risparmiare per poter sparare tutti i round al massimo della loro potenzialità, nel senso fare alto e basso durante i match, che magari partono a cannone, arrivano a metà round e cominciano a scendere. Invece ci stanno quelli che partono a cannone, 30 secondi recuperano, ripartono a cannone, recuperano altri 10 secondi, ripartono, che hanno quel modo di fare su e giù come si dice, col cardio, e riescono a portarsi il match a casa. E oltre a quelli che hanno la preparazione fisica migliore, ultimamente vedo che vince a pressione e vince sorprendendo quelli che hanno tantissima più forza in più del loro avversario, nonostante fanno lo stesso peso. Vabbè sì, però la parte fisica, la dote fisica conta parecchio, cioè la presenza fisica, la prestanza, come posso dire, Certo, metti mai perché addosso l'avversario, lo sposti, pure a livello mentale ti dà una cosa in più, no? Se io vedo un avversario e gli rimbalzo addosso e dici che cazzo mi fa, io... pure no, ma pure il fatto di magari arrivare al secondo round, alla fine del secondo round, che tu stai magari tutto giù col fiato, che c'è un buco al petto e guardi quello che sta fresco come una rosa, nonostante tu hai menato per 2 round, c'è una cosa che ti porta all'angolo, che tu dici: ma questo che cazzo gli devo fare Psicologicamente ammazza, no? per stancarlo? Sì, ma guarda, io ho fatto il match che feci per il titolo europeo, che non conta un cazzo. E nel 2020, mi sembra, 2020, sì, 2020 forse, ho fatto questo ragazzo che si è allenato 8 anni in Thailandia, cioè andava e tornava dalla Thailandia, una bestia, bravissimo, tecnico, ma menato, ci siamo menati. A un certo punto io ci ho fatto caso già da quando facevano il riscaldamento nel backstage, perché l'avevo visto dall'altra parte. Lui lavorava sul calcio frontale al viso, perché io ho questo difetto di tenere la guardia aperta, no? E allora lavorava sul calcio frontale al viso. Che succede? Che mi ha preso con un calcio frontale al viso. Solo che io ho incassato bene il colpo e non sono andato per terra. Lui da lì è caduto. Cioè, da lì non ha fatto più un cazzo. Ha preso il colpo, ho preso il colpo, l'ho assorbito e sono andato avanti. Ho fatto bello e sono andato avanti. Quello è rimasto così, ha proprio spalancato gli occhi. E non ha fatto più niente da lì, è rimasto fermo. È rimasto a prendere le botte, capito? Sarà giocato il giorno. Capito qual è il problema? E so consapevole che è andata così, perché? Perché da ragazzetto io pure facevo lo stesso errore. Immaginavo il match e dicevo: entro e faccio questo, e così lo mando KO. Lo facevo, non lo mandavo KO e mi bloccavo perché non sapevo più che cosa fare. Guarda, a molte sembra una stronzata, a molte io da ragazzetto immaginavo il match, no? Io una cosa che uso tanto, tuttora oggi, prima dello spogliatoio, nel pre-match,
Io mi metto veramente sdraiato, rilassato, con gli occhi chiusi e mi immagino tutte le situazioni del match. Magari, che ne so, bing, mi parte la campanella e mi immagino l'avversario alto, lungo, che devo fare io? Devo stare chiuso, accorcia contro lungo, così, ok. Trovo uno che come parte viene dentro, che devo fare io? Lo trovo mancino, sento che fa male. Mi faccio tutte le possibili Certo, ipotesi, certo, in modo che non mi devo trovare spiazzato, se focalizzato con un piano che magari non mi riesce, capito come? Io, quella è vedo una che cosa buona. È magari una mi cosa sono buona che io, visto, sì. averci avuto la capoccia tua, e se la pensavo come la pensi tu, forse vincevo molto di più. Perché io avevo il problema mio era proprio questo: che io immaginavo le diverse cose, però dentro la mia capoccia era la cosa stupida che io immaginavo con questa mossa lo finisco. Non mi entrava perché, no, o magari mi entrava, quello mi faceva, non mai fatto niente. E io da là, capito? Invece lo sbaglio mio, sai qual era? Che io faccio tutte queste cose, no? Mi immagino tutte le mie, cioè, poso una campanella e faccio sempre le stesse. È così, No? è così. Vabbè, poi ci sente uno, se così è così. Però io comunque, però, cioè, mi immedesimo nel match prima che comincia, in modo da non trovarmi spiazzato, capito? E io sono convinto che serve, cioè, serve. Io Però, quando mi, faccio la questo, consiglia a tutti quelli che lo fanno, lo dico a tutti. questo però lo fai te dopo quanti match? Un po' mangiano tanto lo faccio. Riesci a capire di dover fare questo dopo tanti match, dopo tanta esperienza che acquisisci? Dopo tanta esperienza che acquisisci nel tempo, no? Non riesci Certo. a farlo magari dopo 10 match. Dopo 10 match non capisci un cazzo, non sai. Aspetta, Non... no, aspetta però, A non te riesci ancora a farlo, narice. no, non riesci a farlo dopo 10 match. Perché non c'è nessuno che te lo dice, perché io pure quando c'avevo la palestra io allenavo così, pure il ragazzetto che faceva esordio, oh, metti la sede, immagine del match, però vedo come spronavo i ragazzi a farlo, vedo come. Certo, però lo sai che chi tra molte virgolette si fa da solo, che non ha una persona a fianco che gli dice fai così, ragionala così, perché pure io c'ho Alessandro in palestra, il ragazzetto che mi combatte, no? E che lui ha tutta la strada spianata, ha tutta una strada davanti molto spianata. Per quale motivo? Perché lui, quando sale sul ring, lui non deve fare niente, non deve fare, cioè non ha bisogno di pensare con il proprio cervello, perché io gli do già come si dice, gli input per tutte le situazioni. E quando ti senti in difficoltà fai così, e quando ti trovi là fai così. E io gli chiamo addirittura lui quando comincia il match. Io vedo prima che l'avversario, perché poi essendo dilettanti, comunque diciamo che un po' di esperienza, un po' d'occhio l'ho fatto. Vedo quando carica magari un colpo con la gamba, un colpo con le braccia, e io gli chiamo i colpi che gli arrivano dall'avversario, capito? E lui si trova, tante volte è successo che l'avversario mi guarda attraverso le corde, mi guarda come per dire: se non te stai zitto, mo scendo e te meno perché hai rotto il cazzo, non gli posso Guarda come dire da dire, fatteli cazzi tua. niente, capito? Oh. Ecco, questa cosa mi viene in mente il grande Emiliano Salvini. Lo sai, mo ultimamente quando ha fatto con Lusci, c'è stato a Bordoring lo russo, no? Che lo russo sono amici di Emiliano, comunque hanno Sì. combattuto. E lo russo a Bordoring, che è amico di Lusci, gli diceva: Jacopo, montate al fegato, montate al fegato. E Salvini ha accusato un colpo sotto. Lo russo ha detto che Emiliano si è girato mentre combatteva. E ha detto: ma devo sta zitto. Emiliano è perdonato. Si è girato e ha detto: ma devo sta zitto. E hanno No, no, ma continuato a combattere. tante volte fa tanto la persona che c'hai al Ammazza. ring. Ohia. La boxe è il primo passo se vuoi fare la kickboxing. Parlo per esperienza personale. Io sono d'accordo. Diciamo che la box è la madre di tutti gli sport da combattimento. Poi, naturalmente, si raffinano, per quanto simili, poi si raffinano le tecniche, le varie. Io mi ricordo che Liberati faceva gli sparring di pugilato. Ricordo Alessio Sagara quando stava comunque in UFC, faceva il pugilato. Tanti fighter fanno il pugilato perché comunque. Lo sai che c'avevo io? Mo, ecco, sta cosa è molto vera che ha detto lui. Chi l'ha detta? Come si chiama sto ragazzo? Marco. Marco. Questa è una cosa molto vera perché io cominciai tanto tempo fa a fare kickboxing e mi è capitato che c'avevo forse 17 anni, che
che mi è capitato sto ragazzo che ce n'aveva all'epoca 27-28, che facevamo sparring. Io con le gambe ero un fenomeno, tiravo le gambe alte, le gambe basse, calci girati, calci frontali, ero tipo Bruce Lee. Solo che delle braccia non ce l'avevo per niente, ero debole delle braccia. Io mettevo colpi delle braccia solo per avvicinarmi e poter tirare delle gambe, cioè per farti alzare la guardia, magari mettete i colpi bassi di gambe. Sto ragazzo, abbiamo fatto sparring per un sacco di tempo, che ci beccavamo quasi 3 volte a settimana per fare sparring. Sto ragazzo mi ha detto: "Guarda, tu de braccio sei bravissimo, sei in grande de braccio, de gambe sei bravissimo, sei in grande, però non hai un colpo di braccia". Hai capito? Che io, cioè lui mi faceva tornare a casa sempre con la faccia gonfia, io facevo: "Ma come cazzo?" Perché io ero molto più bravo di lui, in effetti, a tirare i colpi e tutto quanto. Lui mi ha detto: se cominci ad insistere sulle braccia e mettere qualche colpo di braccia, fare un po' di pugilato, un po' di sano pugilato e metterlo nella kickboxing, fidati che ti cambierà la vita". Ma è così uno che non ha mai combattuto, faceva gli spari, cioè si allenava così, no? Uno di quelli che tu trovi per la palestra dice: "Quanti match c'hai?" "Nessuno, però te pista come l'uva", perché si allena da una vita ed è una vita che lo fa. E questo qua, sto ragazzo, mi ha spronato a fare pugilato. Ho fatto pugilato e infatti è cambiata proprio il modo di vedere la kickboxing. E ad oggi, ti dico la verità, mi trovo molto di più a lavorare con le braccia che a lavorare con le gambe, anche se ho tutte le dita rotte. Infatti, forse dovrei chiedervi qualche consiglio come fare a non rompermi più le dita. Tirare le Vero? Gioca a padel. Mamma mia. No, veramente Senti, c'ho. ma passiamo invece un attimo al mondo dei social, perché ogni tanto scrivono Basta pure solo un sta cosa. secondo, rispondo a Lorenzo. Sì, Lorenzo, tu su YouTube scrivi IBA Ah, e ti bravo. compare il canale e ci stanno le finali. Le finali d'estate, la sessione pomeridiana e quella della sera. E a Bessere è l'ultimo match della sessione pomeridiana. Vai. Che È ne pensi, che Cla, de di quello che ha detto Don, no, Riccardo? de Don Guanella, la donna lì? Che ha fatto? Non lo so, stanno brutti a tutti, ho visto. Guarda caso a chi non me lo imbruttisce. Io spero che sia finto Guarda il video della sera, caso a chi non secondo imbruttisce. me. Hai visto là quel ragazzo tatuato che gli ha detto chi è il King, il re di Milano, di Torino? Oh, mi stai a dare botti, io ho già fatti i danni. Guarda caso, imbruttisce a tutti, imbruttisce a tutti, io cago il cazzo a tutti quanti, mai che cagano il cazzo a me. Guarda caso. Ma io non ho capito, ma mo, a parte gli scherzi, te lo voglio chiedere a te perché te, bene o male, su queste cose stai un po' più addentrato. Ma è vera questa storia che lui lo tessereranno con la federazione? Ok? Con la federazione pugilistica? Non lo Ho so. sentito di che ci sarà un match vero con Costana. Ma guarda, io dopo che ho visto il video di Alex che fa con coso, col fusillone là e con quella mezza scappata di casa e che stanno sul divano e lui li guarda e fa tipo la cosa l'amore, fanculo l'amore, io vado ad allenarmi e fa i video in palestra che fa. Cioè, io là mi sono tagliato il pisello, ho detto se io un giorno diventerò mai così, t'ammazzatemi. Boh, piccatemi in piazza a testa in giù, fate come vi pare. Perché regà, mo, vabbè che vabbè. No, vabbè che vabbè. Però, cioè, dai. No, va. No, vabbè. Il match non so se si farà, ma sicuramente faranno un'altra delle loro buffonate. Perché là tu devi capire che c'è un manager di mezzo. C'è uno che Sì, lo so, tira le sì. corde a tutti là, no? Sì, Che sì. fa muovere tutti là. E questo praticamente si è creato uno scenario, probabilmente si è creato uno scenario dove fa capire lo spettacolo, show business e cose varie. Ma secondo me Guarda, c'è totalmente. è quello che promuovono i nuovi pugili, pseudo Sì, pugili del web, secondo me compreso però l'amico tuo, eh. è un buon, non è amico mio. Non è amico mio, non è chi credi. No, 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 dico compreso anche l'amico tuo. Allora, Erwin sta facendo una cosa
importante per i fighters, non per i pugili. Sta facendo una cosa importante per i fighters. Oltre al fatto che fa tutte quelle cose, tutti quei video fighi che mi ha mandato pure in Irlanda da Scatizia a fare le cose per Bellator e tutto quanto, sta facendo una cosa figa che vorrebbe creare una promotion, visto che io ho degli agganci negli anni presi con diversi maestri, con diversi promoter. Lui ha degli agganci con diversi maestri, diversi promoter. Si vorrebbe, mo lo dico qua, tanto si sa ormai tra i fighters si sa. Si vorrebbe fare una promotion di management, nel senso, noi non creiamo gli eventi, però ti mandiamo a combattere. Vuoi andare a combattere? Noi ti mandiamo a combattere con la tua squadra, con il tuo team e tutto quanto. Noi ti mandiamo a combattere e chiaramente ti facciamo da manager, ti procuriamo tutto e tutto quanto, ma prenderemo una percentuale sul tuo guadagno. E qual è la differenza tra te e un manager? La differenza tra. Tra questa invenzione e un manager normale? I diversi punti d'appoggio che abbiamo in giro per l'Europa, che un manager italiano ti fa combattere alla Sagra della Porchetta e alla Sagra della Salsiccia. Vabbè, Sì, quindi sport da combattimento. no, Un manager non parliamo professionale. di pugilato perché avevamo fatto pure questo discorso di aprire un mondo per il pugilato, magari con Jacopo, con Alessio, però il discorso è che loro hanno da fare la loro carriera. Io sto a fine carriera e mi rendo conto di stare a fine carriera nello sport da combattimento, perché se non arrivi fino a 25 anni nella kickboxing, da 27 a 30 anni puoi fare i matchetti così, ti chiudi i matchetti così e ciccia. Però posso dare tanto ai ragazzetti. Allora, su questo io non conosco il mondo vostro, quindi non mi permetto di parlare, però mi fermo a riflettere su una cosa: se gente come Jacopo e gente come Alessio hanno a loro volta i manager, ciò significa che a livello imprenditoriale personale non è che stiamo così tanto in No, alto. appunto, è quel il discorso che io faccio. Visto che loro hanno da fare una carriera, visto che loro. Guarda che Jacopo ce l'ha da agganci in America. Jacopo ce l'ha da agganci. Cioè, se E volessi. combatte per Loreni e combatte. Io che Jacopo è un amico mio, Sì, però mi fermo a riflettere che tu hai gli agganci in America, però combatti per Loreni nei no, match. aspetta, aspetta, perché Jacopo quanti anni ha? Sta toccando il 30, 35, quanti ce n'ha? Poco dei 36, Sì, forse. più o meno 35-36. Sta toccando tra poco il quarantino, quindi se tu vai in America e gli dici io ho 30, 35 anni, mi fai combattere in America, quelli ti guardano e ti dice fammi vedere lo score, Jacopo c'ha 7-7, 7-8, una cosa del genere. Quello dice, do cazzo venne a combattere. A ritornate in Italia, combatti in Italia. Però se magari porti un ragazzo promettente come Armando Casamonica, ti faccio un nome perché ce l'ho mo per la testa, Sì. porti un ragazzo promettente così, nella nostra testa il discorso si poteva fare, solo che loro non possono seguire la cosa. Capito? Secondo Quindi noi me, abbiamo. allora, sul mondo del fighting non lo conosco e quindi molto probabilmente è come dici te, sul mondo del pugilato è impensabile, te lo No, ma dico per esperienza infatti è personale. una cosa che noi abbiamo abbandonato sin da subito perché è un discorso troppo approfondito da fare. Troppi cazzi. Cioè, È non è una cosa. impossibile. Non è una cosa, no, magari non impossibile, però devi pestare Guarda, ti troppo i posso dire una piedi. cosa, adesso si sta affermando, e Mirko lo sa, cioè si sta affermando, a breve, adesso hanno aperto con gli esami per diventare manager, no? E una persona che conosciamo insieme farà la sua prima serata, a parte che te ci vanno una barca dei soldi, ma proprio una barca dei soldi. E poi devi non sapete fa fregà, perché devi sapere non Oh, fa. beh, ma lo sai. Devi dare un prodotto che la gente vuole vedere, perché Assolutamente. poi la gente vuole vederlo il prodotto, perché se io pago 40 euro per un bordo ring, 50 euro, 70 euro, io devo vederlo il prodotto, perché sennò mi incazzo e non vengo più. Allora, lo sai il discorso per cui non l'abbiamo fatto col mondo del fighting, nel senso l'MMA, la kickboxing, la Muay Thai, queste cose qua. E non le abbiamo fatte per questo perché ce ne intendiamo di più. Erwin ha fatto lo Yokao, io ho combattuto alle Sagre della Salsiccia, ho combattuto al Kunlun Fight, cioè a una delle massime promotion asiatiche che ci combatteva Superbon la stessa sera e combattevano campioni mondiali di tutto il mondo. Pensa che noi abbiamo raggiunto un accordo con la Fight One, già abbiamo fatto il primo evento, ora faremo una serie di eventi con la Fight One.
No, pure la fai tu, sta spingendo bene, io lo sai, Sta lavorando bene, sta lavorando io bene. sto contro tutte le federazioni che ti bloccano, io sto contro tutti, perché io sono del parere, visto che ce ne stanno 1.000 federazioni, vaffanculo, ragazzetto mio, devi combattere 1.000 federazioni, con 1.000 ragazzi diversi, con 1.000 persone diverse, non me ne frega niente che la cintura Guarda, tua è più bella della mia. da persona che non sa e ti chiedo a te, io invece vedo per esempio che un terreno fertile potrebbe essere l'MMA, perché in Italia ancora non c'ha una vera e propria promotion importante. No, no, non esiste una promotion in Italia così importante, oltre alla FIGMA, che è la Federazione Italiana Grappling MMA, internazionale, non penso che italiana, forse mi sono sbagliato, mo qualcuno mi prende a cazzotti in faccia perché ho detto italiana invece di internazionale, mi sa che è internazionale, e la FIGMA praticamente è l'unica che fanno i match, però fanno i match di IMAF più che altro, che è l'International MMA Federation, una cosa del genere, non mi ricordo come cazzo si chiama, che fanno praticamente solo i match da dilettanti. Da professionisti raramente fanno eventi da professionisti FIGMA. E il discorso qual è? Che in Italia sì, non c'è, però essendo il ranking su Tapology e su Sherdog, che sono a livello mondiale, nel senso, se tu combatti contro di me di MMA e vinci tu, che tu vinci o che tu perdi, io ti devo mettere su Tapology e devo fare o una vittoria o una sconfitta. Cioè, quella è una legge scritta e non scritta anche. Nel senso, tu non puoi organizzare un match di MMA senza poterlo mettere su Tapology. E su Tapology è talmente facile da metterlo perché tu carichi il video su YouTube del match, scrivi a Tapology, gli mandi il link, gli dici: guarda, ha combattuto Claudio contro Alberto, ha vinto Alberto. Ok? Quelli prendono, dicono: mi dici i dati per favore di Alberto? È nato lì, ha fatto così, cioè combatte con nome, cognome e codice fiscale. Quelli prendono e te scrivono tutto là e te scrivono una vittoria. Con il fatto di Tapology e Sherdog è più facile per te crescere, perché che succede? Automaticamente tu, una volta che hai vinto un match a 63 kg, vai nel ranking dell'Italia e magari vai al 50° posto. Ok? Tu vinci due match e zero sconfitte. Sali subito di 10 posizioni, perché magari ci stanno quelli che hanno 7 vittorie e 3 sconfitte, e 7 sconfitte e 2 vittorie. Tu sali subito magari nei top 20. Salito nei top 20, se continui a vincere, sali sopra. Che succede? Che tu, una volta che sei arrivato nei top 10 in Italia, automaticamente passi tra i top in Europa. Automaticamente tu, quando sali su anche in Europa, che stai tra i primi 20 in Europa, quando dall'America cercano fighter europei, non è che chiamano Claudio a Colleferro e gli dicono: chi è che c'hai? E Claudio manda il cugino perché gli fa comodo che ce va il cugino, così via 10.000 euro, lui ne prende 3. No, quelli sono furbi perché non si fanno pisciaculo da noi. Prendono Tapology e prendono Sherdog, vedono chi sono i 20, chi è che fa a più al caso loro. Per farlo perdere contro quello di casa, perché giustamente non è che te fanno arrivare in America per farti vincere, e magari ce ne sta uno su 100 che va lì, rompe il culo ed ecco qua che finisce in UFC. Ma solo così si può fare, capito? Non è che No, tu. però ti dicevo questo perché secondo me è un terreno ancora fertile. Sì, ma pure guarda, pure la kickboxing è un terreno molto fertile. La kickboxing è una cosa. Tu sulla kickboxing da manager potresti. Aspetta, perché ho letto una cazzata. Potresti fare un sacco di strada e potresti fare un sacco di avere un sacco di guadagno sia tu che il fighter nella kickboxing. Però giustamente devi prendere uno con gli attributi sotto, uno che non si fa perculare dai vari promoter in giro, dai vari organizzatori in giro, e che chieda, che ne so, Alberto c'ha 15 match, 14 vittorie e una sconfitta. Io Alberto non te lo mando a combattere in Galles per 200 euro. A me, se non mi dai 1.000 euro, Alberto non si muove. Capito? E tu lo vuoi un Alberto perché, come quello che stiamo creando noi per i vari fighters, ha una grande pubblicità sui social, spinge e va. È seguito, nel senso, se tu fai il pay per view, che il pay per view solitamente lo fanno
in Inghilterra, perché stanno in fissa col pay-per-view in Inghilterra. Infatti, tu hai eventi in Inghilterra, vedi, dici come cazzo è possibile? Un evento gigante, a me mi danno 15.000 euro per combattere, però dentro al palazzetto stanno 300 persone. Com'è possibile? Perché magari hanno venduto non si sa quanti pay-per-view, hanno venduto 2.000 pay-per-view. È Capito? vero, Che questo sono è vero. uguali ai biglietti, solo che te lo vedi comodamente da casa tua. E praticamente con questo fatto qui, loro guardano tanto se tu spingi sui social. Guardano tantissimo se tu spingi sui social, guardano tantissimo se tu hai una grande fan base, perché se tu c'hai poca fama, tra molte virgolette, nella tua zona, raramente ti prendono, perché c'è tanto, viene qua, non è che si porta 100 persone dietro. Questo deve vendere i pay per view. Quindi diciamo che è un bel discorso da fare, da approfondire. Sì, Però io no, no, io so, finché si tratta di portare un valore aggiunto al fighting, al pugilato e tutto quanto, io sono sempre pienamente d'accordo. È ma pure quando che si scade nella stronzaggine che me. quello che io cerco di dirvi da sempre è che a tratti lo capite, a tratti no, e il fatto che fare il personaggio e fare lo scandalo e fare le come si dice, i video frecciatina che facevano e tutto e fanno ancora e tutto quanto è un modo per, come si dice, per farsi notare, per accendere fuochi, capito? Per E accendere io sono fiamme. d'accordo, ma quando te dichiari che la federazione si è intascata 3 milioni d'euro, tu stai lanciando una pesante accusa. Cioè, finché Sì, però diciamo non... che io posso dire Claudio è una pippa, poi posso essere d'accordo, non posso essere No, d'accordo, e allora ne parla, e non allora è ne così. parliamo. Non è Però se così tu perché dici tu... che la federazione si è rubata 3 milioni d'euro, lì stai lanciando un'accusa pesante, non Sì, solo però alla federazione, stai lanciando allora il un'accusa perché là discorso. c'è l'assenso di tutti. Ci sono tante situazioni che secondo me Sì, però poi io... escono dalla riga del voler apparire e voler fare il personaggio. il discorso io te lo lancio pure diversamente. Se Claudio dice la FIFA si è rubato 3 milioni d'euro, ok? Chi cazzo è la FIFA? Boh, la FIFA, la Federazione Internazionale Football Association, come cazzo si chiamano? Ok? Non si sa chi è stato. Se invece dico Cristiano Ronaldo ai mondiali ha preso 7 milioni per non segnare, io ho puntato proprio quello e c'è la possibilità che quello mi viene, mi bussa con l'avvocato e mi dice: oh, come cazzo ti permetti? Ma è la stessa cosa, perché tu quando No. etichetti, no, aspetta, quando tu etichetti, quando si fa, allora io ho visto un video dove si fa il nome della Federazione Pugilistica Italiana, quindi è come se avessi detto Cristiano Ronaldo, No, stessa invece identica no, cosa. invece no, lui ha Eh detto la sì, FIFA, lui ha detto la FIFA in quel caso. no, ha detto l'FP, Sì, ce l'ho io però il in quel video. caso, non capisci, in quel caso lui dice, non dice Cristiano Ronaldo, non dice Alberto si è intascato i soldi, Ma dice della F... federazione. Chi cazzo è la federazione? Quando lo chiamano dice chi è la federazione? Ma guarda che a me uno della federazione mi ha detto che uno così, che ne so, il Ma tu un po' segretario. dillo. Lo puoi dire, cioè è comunque denunciabile volendo, però davanti al giudice, È diffamazione, eh? sì, però davanti al giudice non cioè, finisce tutto che tra 10 anni ancora stai a combattere e ti ritiri tutte le cose Beh, perché non sì, però prendi io da appartenente a un movimento mi sento preso in causa perché tu stai attaccando un movimento senza un pro, senza un... cioè, capisci che ti voglio dire? Per sentito... Allora, se a me mi dicono domani mattina Mirko è così, io apro il microfono e dico sapete che Mirko è così, senza verificare, senza quello, semplicemente perché mi hanno detto. però lo stai Non è dicendo, così che stai prendendo funziona. No, una persona in particolare, non stai ma in dicendo... generale, ma io ti dico pure per esempio... Quando si dice i maestri pugilato non capiscono un cazzo, la verità assoluta è fare il coaching online, per me è una stronzata, capisci che te voglio dire? Sì, però lì lo stai prendendo due gruppi di persone, capisci? È come se dici Claudio è un bullo, ok? Te la stai prendendo con Claudio in particolare, non conoscendolo. È come se dici magari a Colefero sono tutti bulli. Te la stai prendendo con i Coleferini che non li conosci chiaramente, però non è che te la stai prendendo con qualcuno in particolare. Tu vai contro un movimento che poi tutta Coleferro ti viene a dire: ma che cazzo, come cazzo te permetti di fare una cosa del genere, di dire una cosa del genere, è un altro conto. Però solitamente non è, cioè tu non è che hai preso uno in particolare contro cui tu vai.
È sbagliato perché accendere qualsiasi fuoco in qualsiasi contesto è sbagliato e io sono Allora, d'accordo io con te. Claudio, io penso una cosa che se, ecco, prendi Maurizio, no? Mo prima abbiamo avuto ospite Maurizio. Maurizio è un gota del calcio perché io e Mirko siamo stati presenti a degli allenamenti, c'aveva una cinquantina di ragazzini lì sul campo e quelli sono allenamenti che lui non è che c'ha la scuola calcio, sono allenamenti privati. Quindi se tu sei uno forte e sei uno bravo, non ti serve sparare merda su le scuole calcio per dire, no? Tu porti tuo figlio da me perché pensi io gli posso dare un valore aggiunto. Quindi, se tu pensi, guarda, io ti dico la verità: io per un periodo sono stato seguito da un preparatore che mandavo i miei risultati online, cioè nel senso che mi seguiva e tra l'altro ho avuto anche i miei successi con lui. Quindi, non è che so proprio contro. Però non c'è bisogno che siccome io sono andato bene col preparatore online, allora i maestri sono tutte merde. Magari in quel dato momento in cui non avevo il preparatore adatto per determinati lavori e l'ho trovato nel coach online, in un preparatore online che magari fa le stesse cose. Però ciò significa che il preparatore lo puoi fare online, magari. Il maestro pugilato è un po' più complesso perché è come quello che porta i colpi e ti dice jab, jab, jab e te fai dai jab addosso, capito? Però il discorso io appoggio tanto il discorso tuo, ma Cioè, significa. bisogna avere anche una mentalità un pochettino aperta di dover. Ah, guarda, sarebbe bello invece che queste discussioni servissero poi per una crescita di tutti perché, Certo, ma come assolutamente. io penso che il allora, tanti maestri dicono che il nutrizionista non serve un cazzo, cioè, dato gli a dieta, che cazzo ce devi fare con il nutrizionista? Va solo a buttare i soldi. Poi arrivi al match che ti reggi in piedi, che arrivi a far peso, però poi magari stramazzi al suolo dopo 20 secondi della Certo. prima ripresa. Allora io dico no, il nutrizionista serve, non è più 30 anni fa che non Però c'erano. Manfredi, tu comunque se non c'è la giusta alimentazione, pure durante allenamenti non rendi. Certo. Bravissimo, bravi. Quindi cioè, non è che siamo chiusi ermetici e non pensiamo a 360 gradi, però ci sono delle cose che secondo me si deve partire da quel punto per poi parlare di tutto il resto. Quando uno che non ha mai fatto, mo prendo lui perché è quello che diciamo è più bersagliato, per carità, un ragazzo che sicuramente può portare la giusta visibilità, può portare un valore aggiunto al pugilato, ma se fa cose intelligenti, non se fa cazzate come, cioè, uno che non è mai salito su ring, parla di pugilato e lo possono fare chiunque, vada bene, tutti possiamo parlare di pugilato, come tutti parliamo di calcio, come tutti parliamo di MMA, io capisco un cazzo MMA, ma vedo Marvin Vettori, non so idiota a capire che quello non è un campione, che è comunque una persona che dentro la gabbia ci sa sta, ok? Però, pensa se io domani mattina non capendo un cazzo di MMA mi metto a insegnare MMA online, ma che Allora, credibilità ci possa avere? il discorso tuo regge tantissimo perché tu non hai la credibilità. È come quando scendi sotto casa e magari vuoi far matto che scendi sotto casa, ma tu sei il bonaccione del palazzo, non puoi far matto sotto casa, non puoi scendere sotto casa a far matto perché te prendono tutti per culo. Ed è così, tu non puoi fare il pugile se tu non hai mai fatto pugilato e te l'appoggio, però il discorso rimane sempre lo stesso, cioè sembra quasi una scusa da parte loro, però stiamo sempre sui social, capisci il discorso? Che sta cosa del social è sfuggita di mano sotto tutti i punti di vista, non solo sotto il punto di vista del pugilato, del fighting, cioè Ah, mo, sono d'accordo, sono sta cosa è d'accordissimo. sfuggita di mano, Sono ti dico, io parlo con un amico mio, che è amico strettissimo di Lorusso, di Alessio, che fa OnlyFans. Lui ci lavora proprio, lui è proprio uno dei più grandi content creator in Italia. E praticamente che succede? Che lui punta il dito su tutte le ragazze che da ieri ad oggi hanno cominciato a fare OnlyFans, perché hanno visto che si guadagna, c'hanno quattro morti di quella cosa che gli stanno dietro in chat, allora dicono, fammi una cosa, me la apro OnlyFans. Però che succede? Non vogliono esporsi troppo, nel senso non è che vai su OnlyFans e boom, te spogli tutta, te spogli nuda e te metti a fare quello che fanno i professionisti, perché questo devi essere bravo a farlo, cioè a me metti, io non sono capace a farlo, cioè inutile che mi dici tiralo fuori, ho capito, ma non è che come quando vai a pisciare, capito che te voglio dire? Certo. E lo devi essere capace a farlo.
Che fanno? Che loro mettono le stesse cose che mettono su Instagram, le mettono della su OnlyFans. Tu scemo perché gli stai sotto, in un momento critico della tua vita che magari ti senti solo, magari c'hai dei problemi, che qualsiasi problema che vuoi sfogare la tua rabbia in quello, tu ci caschi pure, gli dai 20 euro a quella perché pensi che magari quella ti fa vedere qualcosa, ti fa sfogare per quei 5 minuti che te vuoi sfogare. Capisci qual è il fatto? Che ci stanno talmente tante truffe in giro. L'altro giorno, infatti io ho tolto un sacco di persone da Instagram, persone che tra molte virgolette rispettavo perché facevano il loro lavoro, tu fai il lavoro tuo, mi segui, sei uno che quando caricavo i video dei combattimenti e cose erano i primi che mettevano mi piace, cose, commentavano, quindi io con tutto il rispetto e anche io rispetto quello che fai te. L'altra, l'altro giorno fa una storia. E no, perché stavo sul treno, sull'autobus, non mi ricordo, è arrivato questo ragazzo che mi ha conosciuto, mi ha riconosciuto da OnlyFans e mi ha chiesto se potevo farmi una foto con lui, ha cominciato a farmi tutti i complimenti, che avevo messo la foto col culo di fuori, avevo messo che ho un bel seno e io sull'autobus non mi sono sentito a mio agio perché mi ha bullizzato, io in mezzo alla gente non volevo far sapere il mio lavoro. Ma che cazzo vuoi? Te metti a culo dei fuori su internet e chiedi pure i soldi. Che cazzo pretendi che fa la gente? Cosa pretendi che fa la gente? Cioè, come se a me mi vengono, come sei da Mirko, vanno e gli fanno. Oh, amico, ho visto che stavi su Fighters Live in diretta. Se famo una foto, siete dei grandi. E Mirko dice: no, in mezzo alla gente no, perché quelli sono tutti coglioni. Io in mezzo alla gente non voglio dire che sto con Fighters Live. Cioè, capisci che ti voglio dire? Non ha Sì, senso. sono Non ha d'accordo, sono senso. d'accordo. Quindi è pieno di truffe ormai il mondo del social in generale. E diventa poco credibile tutto. E sta cosa del coaching online, da quando è scoppiata la pandemia, è la cosa che fanno tutti. Tutti, tutti. No, ma allora, io guarda. Ci ha aiutato Ma a tutti. Il chi? coaching, Ma sì, ma il guarda coaching che io online non, in guarda, pandemia io torno a no, ripetere, lavoriamo insieme. che io non, cioè, è un lavoro che se tu fai onestamente, magari porti a casa pure i risultati, magari dai un aiuto ai ragazzi, per una serie di motivi, perché poi non è che, voglio dire, tutti sono campioni del mondo, tutti devono fare titolo mondiale. Uno semplicemente mi dice: guarda, io non c'ho tempo di andare a palestra perché lavoro praticamente dalla mattina fino alla sera. C'ho un'ora, 20 minuti. Me voglio allenare, mi alleno col coach online, almeno mi tengo un po' in forma. Ma che cazzo gli vuoi dire? Brutto capito che te voglio dire? Anzi, Era io bravo con. che ti stai impegnando a fare qualcosa. Bravi, io ti dico: arrivo a concepire tutto. Il problema è quando si ha la presunzione di dove di no, l'altro incapisco un cazzo, io capisco tutto. È lì che io mi incazzo. Lo sai, però sta cosa vale sempre come quelle che fanno OnlyFans, che ti ho fatto il discorso prima. Quella è brutta, c'ha il culo moscio, via da me che ce l'ho più duro. E magari mettono la stessa foto che mettono su Instagram. È proprio per attirare, capito, la clientela, per attirare la cosa. Io penso, perché io non voglio essere No, cattivo su tutto. non lo so, no, ma questa, allora, è un discorso che io faccio, ma io non è che c'ho la verità assoluta, io dico quello che penso io, Certo. poi giusto, sbagliato, questo è quello che io penso, che secondo me, e in base a questo poi critico, o comunque dico la mia, sempre in maniera educata e cerco di fare un Vabbè, ognuno ragionamento. c'ha i modi suoi, ognuno c'ha le cose Beh, sue da dire. bravissimo, io cerco di fare un ragionamento, però dal momento che tu non accetti, ma tu in generale, cioè se io dico, guarda, per me tu sarai bravo de striker, sarai bravo de lotta, sarai bravo de judo, però secondo me de pugilato c'hai delle Delle carenze. carenze. Ma io non è che te sto a dire, ah, sei un pezzo di merda, non vale in cazzo come atleta. No, perché non fai il pugile. Se facessi il pugile direi, guarda, che secondo me de pugilato devi ancora salire. Certo, Tra però il l'altro non te direi discorso. mai che sei una, cioè, che fai schifo, perché tra di noi queste cose qua, cioè quando uno io dico, c'è rispetto, perché c'è, Sì, comunque, assolutamente, tra ma lo sai che è atleti. il discorso che a me persona del tuo, cioè in Italia purtroppo funziona che sta cosa, appena uno ti punta il dito contro e ti dice: secondo me stai facendo male quella cosa, secondo me non ti alleni bene, secondo me sei una merda, sei una pippa. Tu non è che lo prendi come motivazione, che dici: cazzo, lo sai che è? Affanculo, quanto mi alleno al giorno? Un'ora? Me ne alleno 4 ore per dimostrare a sto stronzo che io non sono la merda. Tu che fai? Caschi in depressione? No, il maestro mi ha detto così, e quello mi dice così. E cioè,
È quello il fatto, è quello che io cerco di trasmettere a tutti, no? Che poi mi prendono per il culo perché dicono: vabbè, ma il guerriero si fa quando va in guerra, non si fa sul No, ring, non sul è ring non c'è così. rischio di morire. Dillo a No, non è così. Christian Dagio, che è morto sul ring in Thailandia. Dillo a mille altri pugili morti sul ring. Dillo a mille altre persone morte sul ring. Si muore sul ring, a prescindere sul ring si muore. Ma fuori da questo discorso, il discorso che io voglio fare è quello che le persone devono smetterla di cagarsi nei pantaloni, devono smetterla di pisciarsi addosso. È quello che io dico. Cazzo, vuoi fare un... cioè, non è che tu devi fare lo sport per diventare un campione mondiale. No, Ok? no, Ed ecco, assolutamente. è quello che io cerco di dirlo pure a Rookie e a Ervin, che tante cose loro sì, le trasmettono a modo loro e tutto quanto, però con quello la gente si prende delle scuse. Cioè, non c'è bisogno di una scusa. È come quando tu vai in palestra e mi dici: Cla, quante ripetizioni devo fare di squat? Te dico 10. Arrivi a 8, non ce la fai più e te fermi. No, cazzo, ti ho detto 10. T'ho detto 10. Fanne 10. Non me ne frega un cazzo che ti fanno male le ginocchia. Non me ne frega un cazzo. Cioè, tu devi portare un compito alla fine. È quello che la gente non c'ha. O il rituale di prima mattina. Ti svegli di prima mattina, tu che fai? Rifai il letto, ti metti a fare 10 piegamenti e sei partito. Te parte la giornata. È una cazzata perché mi dici 10 piegamenti, gli fa pure mia sorella, gli fa pure mio figlio 10 piegamenti. Però è un rituale con cui ti parte la giornata. Tu sei partito in quel modo la giornata. Cioè tu, quei 10 piegamenti e il fatto di averti rifatto il letto, esserti fatta la barba, prepararti, lavarti i denti e tutto quanto, sono delle responsabilità che tu hai nella vita per te stesso. Capito? Porti dei compiti alla fine perché tu, se nello sport fai la corda, no? Regà, fate mezz'ora di corda. Ok, boh, mezz'ora di corda serve, non serve. Damo ragione a Rookie che non serve a un cazzo. Fatte mezz'ora di corda e non serve un cazzo, no? Se tu ti fermi al minuto 25, non ce la faccio più. Tu nella vita, quando succederà che tuo figlio ci avrà fame e non ci avrai i soldi, non ce la faccio più, non gliela faccio a chiedere a mia madre i soldi, chiedere aiuto a mia madre. No, vaffanculo, vai a lavorare, ti vai a rompere il culo perché non tutti dobbiamo essere campioni, ma tutti nella vita dobbiamo essere uomini. Tutti nella vita dobbiamo portare il pane a casa e tutti nella vita dobbiamo fare una vita dignitosamente. Giusta almeno, perché non è che tutti dobbiamo essere ricchi e tutti dobbiamo essere da mangiarsi le ostriche e champagne tutti i giorni, però nella vita tutti dobbiamo essere uomini ed è quello che tanti ragazzi non trasmettono ed è quello per cui io mi incazzo pure col poeta di strada, no? Che c'ha tanto seguito e cose, non fa Ma altro che fasse quello è le cose, personaggio. le dirette senza magliette, no? Perché quello l'ammazzo, quello Vabbè, gli però tiro, sai qual è la dai un differenza? po'. Che tu quando aspetta, vedi lui, noi con Mirko lo sa, noi ci siamo attaccati veramente non solo con lui, ma con diverse persone ci siamo attaccati anche a livello privato. Però ti dico una cosa, Maurizio, poeta di strada, la Sì, sì, prima sì. cosa che dice: oh, io sono un personaggio, Sì, lascia perdere quello che vedi. ma È guarda che lo bravo, dicono. credimi, guarda, conosciuto fuori il contesto qui, Maurizio, Alberto, io c'entra andavo, niente. io con Maurizio e Armando Casamonica, cioè avevamo 15-16 anni, andavamo a ballare il 747 a Ciampino. Pensa da quanto tempo li conosco. Maurizio lo conosco da quando non si era preso manco una bomba, era secco così. Non c'avevamo anche i peli sul petto. C'avevamo una foto, io, Maurizio e un altro pischello, che ti dico, se tu la vedi, dici no, non può essere lui. Capisci da quanto tempo lo conosco? E so che lui è un personaggio e fa tutto questo per fare il personaggio. Però stai dando dei valori sbagliati alle persone. Ah, su Capito? questo sono d'accordo. Stai dando dei valori sbagliati alle persone. Cioè, tu fai così, dai delle scuse alle persone. Tu per quale motivo non sei ricco? Allora io c'ho 5 euro. Tu perché non c'hai 5 euro? Perché io per i 5 euro mi sono rotto il culo a modo mio. Sono andato a rubare, sono andato a quello che ti pare. Però mi sono rotto il culo per quei 5 euro. Ho rischiato per quei 5 euro. Tu perché dovresti avere quei 5 euro dallo Stato? Perché dovresti avere 5 euro regalati da tua madre? Capisci il discorso che io faccio? Fammo diventare i ragazzetti, invece di farli diventare dei coatti di merda in maranza, le cose, fammoli di diventare uomini. Cioè, torniamo un po' nella generazione vostra, nella generazione prima della vostra, che erano uomini con le palle, cioè uomini con gli attributi seri, no? Che tu parlavi con lui. Cioè, io sono cresciuto sempre con gente più grande di me, non mi sono mai ritrovato a stare con gente più piccola. Ma ultimamente c'ho i ragazzetti in palestra che cerco di trasmettergli questa cosa. Però la gente di altri tempi ti insegnava il rispetto a modo loro. Cioè, se io ti faccio un esempio, da ragazzetto, quando mi facevo le cannucce,
da ragazzetto che sono andato al parco e gli ho chiesto a uno, gli ho detto: guarda, sono venuto qui che devo prendere. Quello mi ha fatto: sì, quanto c'hai? 10 euro, dammeli. Io gli ho detto 10 euro, dico: ah, meno male, l'ho trovato. Ho preso più pizza in bocca io quel giorno, ma l'ho fatto sedere vicino a loro che se le sono fatte davanti a me e 10 euro manco mi hanno ridati e mi hanno pure menato. Meno Capito che male. te voglio dire? Al Adesso giorno io d'oggi, lo tu prova a fare una cosa del genere con un ragazzetto. Prova, ti arrivano 10 con le zaccagne. Perché? Perché non c'hanno più. Però io lì ho capito la lezione. Io non posso andare a pisciare nel giardino di quelli più grandi. Io porto rispetto. Infatti, da quel giorno io passavo, quelli mi prendevano in giro. Mi facevano: lo vuoi ancora? Io facevo: no, 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 voglio più. Va, mettete vicino a noi, tia, fate tutti. Capito com'era? È cambiata la. Perché? Perché mi sono, tra molte virgolette, piano piano guadagnato rispetto da parte loro. Però mi hanno fatto diventare uomo che so quando chiedere scusa, so quando c'è bisogno di incazzarmi, so quando c'è bisogno di indietreggiare, so quando c'è bisogno di evitare le cose. Questo ad oggi è tutto dovuto. Che famo? Boh, litighiamo, meniamo a tutti, famo così, spacca. Cioè, non è modo, non è modo. E questo perché? Perché i social trasmettono questo, perché la musica che senti? Tony F, Sparo, Bamba. E rapina, mano armata. Mio fratello si fa 10 anni di carcere. Cioè, tuo fratello si fa 10 anni di carcere e tu lo dici? Sei contento che tuo fratello si fa 10 anni di carcere? Cioè, che uomo sei? Io sono contento se mio fratello sta vicino. Ah, ho visto un video, mo qualcuno se lo scriverà sotto. Ah, ho visto un video de coso, del napoletano, là, come si chiama? Quello che fa rapper, Giu Allier, qualcosa del genere. Quello Giulie, che ha cantato pure a o Roma, Iuri, no? E pure quello diceva la stessa cosa, cioè tu fratello, cioè mio fratello si fa 10 anni gang gang, ma quale gang gang? Cioè tuo fratello te l'ha nascosto 10 anni dentro un cesso, porco due, dentro a quattro mura con chissà chi che non se lava, che si mangia una pasta in bianco col burro sopra e un po' di sale, e tu te stai atteggiando questa cosa, te stai a vantare che tuo fratello via 10 anni. Tu non sei un uomo, te sei solo un pupazzo che la società ti ha cresciuto così. Ed è quello che noi dobbiamo cercare. Cioè, almeno io spero che molti di noi cercano di cambiare nei ragazzi. Che c'entra che stai a dis? C'entra che dovete diventare uomini, regà. Basta fai ragazzini. Porta rispetto ai detenuti. A chi lo allora stai a posso dire, dimmi. dire se Marco, allora qui lui non sta a mancare di rispetto ai detenuti, non è quello il discorso. Quello che sta dicendo Claudio, te lo riassumo, anche se l'ha fatto in maniera colorita, è che mancano quei valori che magari 20 anni fa, 30 anni fa c'erano perché la strada ti insegnava a vivere. Oggi quei valori sono spariti perché un ragazzino di 14 anni, magari, ti guarda e ti dice: che cazzo ti guardi, mo se scendi ti do una pizza. Cioè, non c'è più il rispetto per la persona adulta perché magari stai sul tram, incontri una donna incinta e non la fai mettere a sedere perché tu Capito, sei sto cazzo e capito. quindi devi stare a sedere te, non può stare a sedere la signora, passa la vecchietta. E magari se la vedi in difficoltà non ti fermi a dargli una mano a portargli la busta delle spese. A casa mia, ai quartieri popolari, si usava questo. Avrate, c'ho Oggi la si fu pelle tutto d'oca. C'ho la questo. pelle d'oca quando dici queste cose. Lo sai perché? Perché le vivo Tutto tutti i giorni. questo, bravissimo, tutto questo oggi purtroppo non esiste più. Quando la professoressa o la maestra a scuola ti diceva chiamo i tuoi genitori, tu già tremavi perché sapevi che quando arrivavi a casa piavi e botte da tuo padre o da tua madre. Oggi i genitori vanno lì e menano i maestri. E questo è il problema Capito? fondamentale della società di oggi. Claudio Capito? stava riassumendo questo in maniera, diciamo, un po' più larga, però il senso è questo. Poi, rispetto per i detenuti, rispetto per chi paga le proprie pene, ecco, io so più per quello, rispetto per chi fa un reato, paga la propria pena, ma non è che è giusto delinquere. Attenzione, non famo passare, io questa è una cosa che ti ho sempre detto, l'uomo non è quello che è quello che si alza tutte le mattine e che va a lavorare e porta il pane a casa, quello per me è un uomo, per come intendo io la mia vita. Detto questo, ognuno è libero di fare le scelte che vuole nella propria vita, Frate, dalla delinquenza o non la delinquenza, però poi quando ti prendono, devi saper pagare.
Ma io ti dico Capito? solo una cosa, Marco si chiama, no? Marco, Mario, come cazzo si chiama? Io ti dico solo una Marco. cosa. Mio padre non si è mai rubato una vite, mio padre non si è mai rubato un chiodo, non si è mai rubato un pezzo di filo, non si è mai rubato un cazzo tutta la vita. È sempre stato a lavorare, si svegliava alle 4 di mattina e lavorava fino alle 9 di sera, tutti i giorni. Io purtroppo nella vita ho avuto, non sto dando la colpa a nessuno perché sono state scelte che ho fatto da solo. E ho avuto amicizie sbagliate che mi hanno fatto vedere dei mondi e dei modi di vivere che io, facendo il lavoro di mio padre, non potevo permettermi. E io aspiravo molto a quel tipo di vita lì. Volevo tanto fare quella vita lì da ragazzetto. Ad oggi mi basta un piatto di pasta in bianco, non me ne frega un cazzo. Però da ragazzetto volevo fare quel tipo di vita lì. Aspiravo a quel tipo di vita lì. Pure il fatto di uscire in giro. E la gente che ti guarda, oh, questo è Claudio, quello che fa. Quello a me piaceva. Cioè, mi piaceva più farmi battere le mani che magari avere tre piotte in saccoccia all'epoca. Ad oggi, ti dico la verità. Non farei mai, mai tanta mezza cosa così. Perché sono passati dall'ultimo arresto, sono passati 5 anni. 5 anni e ancora sto pagando. Ancora sto pagando Guarda, l'avvocato tutti i guarda, mesi. guarda, Claudio, voglio raccontare un episodio da, cioè, avevo 8 anni, 9 anni, e è stato il più grande insegnamento della vita che mi sono portato dietro per sempre. Io praticamente avevo un cugino che era un anno più piccolo di me, 2 anni più piccolo di me, e naturalmente due ragazzi che vivono per strada, vivevamo per strada sia io che lui, quindi stavamo sempre insieme. Una mattina dovevamo andare al mare, non c'avevamo i soldi in tasca perché non ci potevamo, non c'avevamo la possibilità di averceli. Arriviamo davanti a un bar, troviamo, sai, prima come si usava, che quando il bar era chiuso, chi portava i cornetti li lasciava fuori Lasciava la fuori. porta del bar. Noi passiamo, troviamo sto cartone dei cornetti, piamo i cornetti e li portiamo a casa. Quando arriviamo a casa, mia zia dice: "Dove avete preso questi cornetti?" Mio cugino è al bar, abbiamo comprati. Dice: "Ma se c'avete una lira in tasca?" Vabbè, tira molla, tira molla, tira molla, tu pizzi, abbiamo presi là, il bar era chiuso, siamo presi tutto il cartone. Allora mia zia ha fatto una cosa, io mi sono ricordato per tutta la vita: ci ha preso a tutti e due, ci ha portato dal bar, il bar aveva aperto, ci ha detto: "Questi due", gli ha detto al barista: "Questi due ragazzi hanno rubato questa scatola di cornetti, ora te la pago perché li hanno presi." Ci ha fatto fare una figura di merda che io mi sono ricordato per tutta la vita, e mi devi credere, non ho mai più toccato una cosa solo per la paura della figura di merda. Per farti Certo. capire. No, ma io sta cosa, infatti la dico ad oggi perché se non ci passi, a me è successo la stessa cosa da grande. Nel senso, io non ho fatto la figura di merda davanti al barista, io ho fatto la figura di merda davanti alle persone importanti della mia vita, davanti a mia madre, davanti a mia sorella, davanti alla mia famiglia. Nel senso, tu stai dentro casa, ok? Ti citofonano i carabinieri. Sotto casa c'hai 25 pattuglie dei carabinieri. 25 contate, non 25 per dire. 25 pattuglie contate dei carabinieri. Mia madre esce fuori e dice: "Che cazzo è successo? Signora, dobbiamo perquisire tutta casa perché suo figlio Guarda. è indagato per diversi reati." Mia madre dice: "Con due, mo, beh, che vabbè, se si è rubato una cosa, che venite in 25 macchine a piallo." "No, signora, guardi, qui ci stanno i cani antiesplosivo, quelli per armi e cose, stanno i cani antidroga, stanno i cani così, per i soldi, per le cose." Cioè, praticamente mia madre c'aveva la casa ribaltata, piena di carabinieri dentro, con quattro cani di diversi tipi, che ognuno di loro cercavano una cosa diversa, e lì già ho fatto la figura di merda, ok? Finisco agli arresti, che succede? E mi faccio 6 mesi d'arresti. Dopo 4 mesi, visto che ero comunque per loro, secondo loro, era un personaggio pericoloso all'epoca, e mi facevano un controllo ogni 2 ore, giorno e notte, giorno e notte. Che succedeva? Che io a mezzanotte venivano a citofonarmi e svegliavano tutta casa. Io mi affacciavo, a posto, stai a casa, andiamo. Tra 2 ore, alle 2 di notte, ricitofonavano, così come alle 4 e così come alle 6, con mia sorella dentro casa. Che alle 8 doveva svegliarsi, doveva andare a scuola, alle 7 doveva svegliarsi, doveva andare a scuola. Immagina la figura di merda che io ho fatto davanti alla mia famiglia. Immagina quanto mi sono sentito pezzente quando mia madre e mia sorella se ne sono dovuti andare di casa perché
perché non ce la facevano più. Mia sorella non dormiva più, mia sorella stava male, e aveva problemi a scuola, non studiava più, non, perché non riusciva a dormire, ci citofonavano ogni 2 ore. Immagina quanto mi sono sentito merda nei confronti della mia famiglia. E immagina se un domani io voglio ritrovarmi in quello stato lì. Immagina se un domani voglio ricascare in quello stato lì e rifare lo Ma stesso secondo me sbaglio. questi sono i messaggi da lanciare, cioè nel senso che Capito? poi chi sta Io. qua davanti deve far capire, soprattutto ai ragazzi, che non è tutto oro quello che luccica, No, no, anche no, nel mondo sbagliare. della criminalità, Raga, raga. anche cioè tanto sbaglieranno. Guarda, io quello che dico è che a sbagliare a volte è pure giusto che si sbaglia, perché se tu non avessi sbagliato non avresti capito, No, no, ma non infatti avresti fatto io sto lo percorso, ammetto. capito? Io lo ammetto, io ammetto il fatto che se non avessi sbagliato, se non fossi cascato e mi fossi fatto così male, sicuramente al giorno d'oggi ancora stavo a farla così. E forse oggi lo facevo pure più in grande. Sicuramente lo facevo più in grande, ma io ti dico che io ho campato con 1 euro al giorno e ho campato con 1.000 euro al giorno, così come con 10.000 euro al giorno. Raga, sto più felice adesso che campo con 5 euro al giorno, vi dico la verità. Sono più Ah, felice sì, sono adesso perché, d'accordo, oh, mi sono metto a dormire, d'accordo. raga, mi metto a dormire, chiudo gli occhi. Cioè, anche se devo pagare avvocati, anche se devo scontare ancora, c'ho cose da scontare e tutto quanto, però torni a casa, chiudi gli occhi, dormi. Sono Capisci? d'accordo con te, anche perché la All'epoca, libertà, ragazzi, la libertà non c'ha prezzo, eh? Ricordate sempre questo. tornavo a casa, se sentiva una macchina sotto casa che si fermavano e 4 sportelli che sbattevano, faceva che guardie. E magari era il vicino di casa che stava tornato al mare con la famiglia. Capito che te voglio dire? Però 4 sportelli che sbattevano erano i guardie che stavano a salire. Capisci il discorso qual è? Cioè la tranquillità che te la dà una vita normale, il fatto di alzarsi e andare al lavoro, non te la dà niente al mondo. E stai bene a di no perché con i soldi compri la felicità. Ma che cazzo compri? Ma che cazzo compri? Io ho amici che di famiglia sono ricchissimi, c'hanno i soldi per fare 3 guerre. C'hanno più malattie loro, c'hanno più depressione loro, più malattie fisiche e cose loro che non immagini. Cosa compri con i soldi? Cosa si sono comprati loro con i soldi? Niente, assolutamente niente. Cascano de faccia e se fanno male tanto quanto noi. Quindi. Con le guardie se ti andava bene o no, poteva salire anche di peggio. Sì, beh, certo. No, non poteva salire peggio perché de peggio ero solo io. Potevo risalire io a casa mia. Peggio di me non c'è stava. Purtroppo. Infatti ecco che sto ancora a pagare. No, ma questi, guarda, ti dico la verità, a me invece mi piace ogni tanto svariare anche su questi discorsi sociali perché sono importanti, soprattutto di chi poi vive o ha vissuto Assolutamente, determinate situazioni. assolutamente. Anche perché poi chi è più seguito, a mio avviso, dovrebbe lanciare più che stronzate, menamo, se famo, cosamo, forse più discorsi che servono poi a TikTok. Il bello di TikTok è che è una piattaforma molto giovanile dove ci stanno tanti ragazzi. E ogni tanto fagli capire pure che la vita non è i social, la vita non è l'interazione solo ed esclusiva. Dietro un telefono, dietro uno smartphone, dietro un computer. Raga, io mi rimpiango sempre che lungo una via c'erano 50-60 comitive che la gente la incontravi e la vivevi dal vivo, c'avevi un'interazione dal vivo con le persone, anche la discussione, anche la stretta, l'abbraccio. Oggi queste cose non esistono più. I ragazzi oggi dove stanno? Su TikTok, magari la sera se danno i punti sui social, eccetera, eccetera. Tutto O sai che qua. succede pure? O sai che succede pure? Io c'ho la... Vai, mi vai. No, Pietro Scardelli sta favorendo. A me mi ha fatto le occhiali. Io lo direi se mi posso rimettere. Poi ha detto: mi sto a staccato, dormi. Buonanotte. Oh, aspettate un attimo, ritorno. A me, mi posso rimettere gli occhiali che c'è un cazzo, sto a fare un bucio di culo. No, hai tolto gli occhiali che gli dava fastidio il riflesso, capito? Non l'ho manco letto. Io sì, stavo infatti io ieri se mi posso rimettere perché c'è sto per il cazzo. Se non ti dà fastidio mi rimetto, se no mi levo, eh. Aspettavo per rispondere, vabbè. Mo vediamo. Vabbè, secondo me te li puoi rimettere. Mo aspetta. Perché adesso ti ha detto a me, mo chiamo io, te lo qua.
Mi posso rimettere però gli occhiali? Perché... Ah, grazie. C'è il caffè pagato quando è? Ah. Mo ci rivedi. Sì. Vedi da. Oi Alberto, Ha oh. chiamato. Au. E comunque, tornando al discorso di prima, quello dei social, no? Dei ragazzi che ormai vivono sui social. Io c'ho un ragazzetto in palestra. L'altro giorno mi è successo davanti agli occhi, raga, che scrive un'altra ragazzetta che viene in palestra da me sui social. Se scrivono: come stai? Come non stai? Ci vediamo in palestra? Non ci vediamo in palestra? Famo così, famo colà. Raga, quando si sono visti dal vivo, manco si sono salutati. Beh, certo. Per farti capire la potenza che ormai al giorno d'oggi c'ha i social. Cioè, ti tolgono tutte le emozioni. No, ma anche perché si conoscono tutti tramite social ormai. Però vaffanculo, la vedi dal vivo, valla a salutarlo. Solo che Vabbè. non hai più Ma quelle guarda, emozioni. A me. non è che se si vedeva un bel saluto di Marco De, no? No, io do pure un bacetto quando ci vediamo. A posto. Se ci arrivo, Ma te chi è do un bacetto Zerbi? al ginocchio, te do. Ma chi è Zerbi? Perché tu sta Zerbi? Qualche bastardo che conoscete, Io. perché quello ha scritto qua a merda di Carlo Antonio. Ah, Zerbi. No, Regà, io peccato. m'abbandono che sennò mi Bella, tengo gra. pieno, come al solito. Dai, Le mando un dai, un bacione. Ciao, abbraccio, regà. ciao bello mio. Zerbi, ma te dai, vado a vengarci. Ah, no, Zerbi. Quello è qua, merda di Carlo Antonio. E come Che fa? Chi è è questo? No, è proprio vero, c'ha 350 follower, 14... No, no. Chi è Dio? Che Ma voi vi sembra normale uno come Blanco, per esempio? Ma cazzo? È raga, tutto io brutto, secondo me. pure secondo me. E Bucetto, raga, c'ha la moglie che purtroppo si è rotta una gamba, l'ho sentito pure prima, arriva la sera distrutto. Secondo voi è vero detto dilettante mezzo pugile? Dipende da dire tante serie perché vabbè. Secondo me, io penso una cosa, non so se sei d'accordo, che il fine totale di tutti quanti coloro che fanno il pugilato è quello di arrivare al professionismo. Comunque, vabbè, queste sono tutte le solite battute di un amico tuo, eh. Sì, ma Zerbi, infatti, guarda che sto brutto, tanto io lo sai come castigo, io lo so io come castigo, te ti preoccupa coso là. se è qua amico devi cambiare copione, però, eh. Sì, ma è lui, te preoccupa, è Sempre... lui, questo si sarà fatto un profilo, sarà entrata qualcheduno che c'ha TikTok e sarà scritto là Alfonso Signorini. Dici grazie Alfonso, vabbè. Ah, penso che siamo per Alfonso Signorini. Parliamo in codice. Pietro, ma sei zio Alfonso Signorini, tu? Tanto tu sai chi sei, Che se... Sì, ma cacchio rispondi, di oh. esempio è? Che vuol Oh. dire, Dire, poi Francesco? rispondi, su. Oh, vediamo subito di lui, andiamo. Bella, senza anima. Ma Allora, la no, Alfonso. questo è l'altro Pietro. È il cugino. Ah, stanno in No, simbiosi. Pietro questo c'ha 9.000 rotti follower, No, no, no. no. Sì. No, non era Pietro lui, era Piero Ah, abbiamo Scardilli. Pietro Scardino, No, è un eh. altro. No, Pietro, c'avevamo con quell'altro. Guarda, vabbè, può essere che è qua amico. Buonasera, Pietro. Ragazzi, chi vuole salire è libero di salire, chi vuole salire senza insultare. Capolavoro, Io non l'ho visto, domani mi vedo con calma. Voglio capolavoro gustare. Ciao, assoluto, Pietro. ragazzi. Buonasera. Capolavoro assoluto, vabbè. Proprio tanta roba. Domani con calma me lo voglio vedere, Abbe, ti Ovviamente è dico la verità. quando con lui scrive, perché quello
È talmente encefalitico che ancora sta dietro le lettere sulla tastiera. Entrato nel mentre diceva Pietro, ah no, 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 diciamo un altro Pietro che sembra e sicuramente è una persona che è di nostra conoscenza, che Mirko bullizza dalla mattina fino alla sera. Perché troppo Troppo specifico. specifico. Bella Massi, buonasera a te. Peccato per Cavallaro, anche lui ha fatto una bella finale comunque. Allora non l'ho visto io invece. Comunque, a prescindere tutto, tantissimi complimenti a tutti i ragazzi che hanno fatto il torneo, Sì, perché sì, sì. comunque è un torneo duro, 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 duro questo. Mirko, ti voglio fare una domanda. Secondo te, con questi ragazzi, se potremmo togliere qualche soddisfazione a in futuro, a livello Sì, dilettantistico, a livello sì. Io hobby, eh? ti parlo perlomeno per le prossime Olimpiadi, ci stanno buone speranze. Secondo me, ecco, a parte Abbes e Cavallaro, ormai sono i pionieri proprio, no? Secondo me, Abbes e Cavallaro di oggi stanno al posto dei vari Clemente Russo e tutta la vecchia generazione, tra virgolette. Però, a parte loro due, c'è Serra. C'è Yossia, Baldassi, c'è Comey, c'è tanta gente che stanno a fare bene, bene, bene. Qualcuno mi dice di andiamo a mangiarci. È lui, è qua a me. Mannaggia, è io non posso dire le cose perché tanto tutto torna. Sì, vedi. È lui, lo dico io, in qualche modo sarà lui. Che cazzo, se lui è un passo. Sì, fidate. Fidate che è Alfonso Signorini. Ma chiediamolo. Allora, Pietro Scardini, sei tu Alfonso Signorini? Ma lui non lo sa che Armesce su metteva la maglietta di Alfonso Signorini. Chiediamolo, oh, è normale. A parte il mese suo, non ho capito di esserci vado, eh. Gennaro, stiamo lavorando per una data. Oggi ho sentito l'amico tuo, Albert. Chi ti ha detto? Ho fatto risale. Non No, è vedevo bravissimo, una brava la persona. Una scuola. E io brava sono persona. troppo coglione. Poi siamo sentiti pure Ma io spero che si concretizzi. Notte, Pietro, un abbraccione. oggi. Bella via, buonanotte. Io spero che si concretizzi, anche perché, insomma, mi sto allenando, è da stoppa, quindi speriamo di poter quagliare. A proposito di Guaglià, speriamo che come sta l'altra settimana 99%. Ah, mi ha detto che oggi penso ho sentito la persona, mi ha detto era contenta pure, insomma, mi ha detto sono contenta che siamo riusciti a trovare un accordo. Quindi, no, appunto dico, sta l'altra settimana Poi mi ha 99%. detto pure per tuo fratello, mi ha detto mo, fammi vedere, sto cercando di lavorarci sopra, perché se Sì. Sì. riesco io lo metto dentro, quindi lo Vado. inserisco, io lo metto dentro, è brutta, lo inserisco una serata. Ah, È brutta. Bella io... No, Pietro. allora no. Sì, è lui, No, fidate. no, no, così. No, è qualcuno che c'è. Grande Adesso siete forti però. Luis. Ma aspetta, chi Luis sei? Ah, no, no, pensavo eri Luis, il grande Luis Mantegna. Ah, famo così, guarda, a Pietro, se sei Alfonso. Non ti do la buonanotte, se invece non sei Alfonso. Ha mai usato Erbolero? Mazza, oh. C'ho tutti i gusti. Io pure. Il più buono qual è? Secondo me è quello a cocco e ananas. No, per me il più buono è il Comunque. tè alla pesca. No, ferma, te la pesca Sì, ma no. eccezionale. Quello Poi io cocco sto e bevendo ananas. la Coca-Cola. Oh, ma te, io per esempio un litro e mezzo ci metto 5 secondi a Questo è un finire. attimo, comunque che dolce, lo tagli.
bevi l'acqua, se bevi l'acqua normale ci metti 3 giorni. Oh, certo, ma sai perché col fatto che quella soprattutto cocche ananas, col fatto che è dolce, ti mette ancora più sete, poi è buono, è fresco, buono, attacchi qualcosa alla fine. Comunque il tè alla pesca è tanta roba, e tra l'altro zero grassi, zero calorie, zero Zero tutto. tutto. Da O fastidioso. vedi? O è lui, e ti dico che è lui! Chi ha detto questa cosa? Dai fastidio con questo No, riflesso! se metto Levati o un spegni la bicchiere. luce! Se metto un bicchiere. È una cosa che si mette all'interno dell'acqua, è un, come si dice, un insaporitore di acqua. No, Tu vada più, guarda, te lo faccio vedere. aspetta, aspetta, guarda, ecco qua, sono qua. È una Aspettate, guarda. bustina, è a posto, una bustina che si mette, Raga, bravo. si trova pure su Amazon, costa una stupidaggine, non c'è calorie, non c'è grassi, non c'è niente, ci sono tutti i gusti, sì, bravo, il Ma bolero. tutto Fighters Life. Codice sconto, fate il no, non c'è il codice sconto, fate il live, però vi dico la verità, per chi soprattutto ha problemi a mannasse giù tipo 4-5 litri d'acqua con quello. Comunque, io poi ci sto pensando, sicuramente qua mi vuole. Si chiama Bolero, si chiama Bolero. Vai su Amazon, lo trovi, se buon consiglio, tè alla pesca eccezionale. Secondo me è più buono del tè alla pesca quello normale. Ecco, mo è Pietro Pietro. Prima era Pietro. Bravo, era Pietro Miao. Mo è Pietro Pietro. Pietro Pie, ma prima di Pietro Miao. Come si, una volta c'è io, ma hanno mandato come omaggio dei aminoacidi che si piavano senza acqua. Erano a caramella, un Ah, figlio. grammo sempre, e al tè alla pesca, Alberto mio, me ne piavo 4 prima e 6 dopo allenamento. Oh, mi avevi 4 prima, facevo tutto l'allenamento, forza pure della pesca a bocca. Buono. Spettacolare. Grande Diego. No, che ti maneva? Ti maneva? Dai, Diego, un abbraccione. Comunque prima mi era pesata una botta di sonno, mamma mia. L'ho visto, mi. Stavo lì, ero da conteggio di Ma fare. quando è così, te metti occhiali quelli con gli occhi aperti? No, No, ha mai visto gli occhiali quelli che c'hanno la fotografia dell'occhio? Oh, casualmente, di chi mi è arrivato il messaggio? che t'ha detto? Da Alfonso Signorini, cioè. Che poi io Che questo. questa malavita che sarà di oh. Vedo tra io live. E che ti ho Ah, detto? L'ho preso subito. L'ho preso subito. allora poi per sbagliare in retroscena. Ha visto quando sono cascato un attimo? La Eh casa della linea. Mi stava a chiamare, ho risposto. Oh, se ce l'ho, se ce sono 90 mi vado per cazzo, ha detto. l'ho detto era lui, ma lo riconosco da lontano da un mio Per forza, io provo. paghetto. Regalo, un giorno vi porterò qua una delle persone che fa più ridere di tutti. No, troppo, guarda. Tanto ormai Yuri so siamo giocati, ormai è entrato nei meandri di Instagram. Da quando gli hanno verificato, regà, è un'altra persona. È stato un male quel verificato. Posso garantire che con qua persona si fa il boss proprio, è troppo forte, no? Cioè, ma tu te Sì. ricordi, io quando sono entrato in palestra da ragazzino, e lui già stava in palestra, no? E hai visto quando i ragazzini in palestra comunque si piano lì. E io vedevo loro che magari c'erano già 2, 3, 4 match così, qualcuno in palestra, e c'è stava pure lui, dico, vedi, guarda, pensa se un giorno divento come lui, come lui. Speriamo di no. Poi ho capito che dico, mamma, meno male che Dio non ha ascoltato le mie preghiere. E quel giorno era assente quando ha fatto sta richiesta. Ah, cos'è che faceva poi bastardo? Perché io ero un ragazzino piccoletto, mi vergognavo, no? Allora uscivo dalla palestra,
E piavo l'auto sulla casina, e avevo 12-13 anni, io. Per tornare a casa. Piavo l'auto da Pantano, tornare a casa a Torbella Monaca, no? E Mirko abita a 2 chilometri da casa mia, 1 chilometro e mezzo da casa mia, no? E tutte le sere usciva la palestra, oh! Io mi fermavo nell'auto, magari pure che pioveva. Ma adesso è deficiente, devi io, no? Andavo, ti accompagno, Ha raccontato il suo fatto, su un'intervista che ho fatto. Però io mi portavo in macchina così, che è fuori da sta cosa di merda, beh, non so se non ti ha raccontato, sono sicuro. Andiamo davanti a casa, poi io ho un pezzetto davanti a casa, che per arrivare, sono tipo una strada che saranno 30 metri, solo di farci giro con la macchina, e a me pure quando pioveva così, che mica faceva il giro con la macchina, mi lasciava là, mi faceva quel pezzo a piedi, sto cosa di merda, cattiveria loro, capito? A sfregio. E io quando scendo dalla macchina tutto carino, grazie, grazie, grazie. Come ripartiva, Questo. pensavo, guarda, questo pezzo di merda mica ha fatto il giro. Si pensa quanto è vecchio. E poi io sono sicuro che lui, quando che io camminavo là, lui stava là e mi guardava, diceva, guarda Che questo, guarda, avete? guarda, guarda, Com'è c'è un possibile? bello come a casa a piedi, eh. Bastardo, com'è possibile? Guarda, Possibile sta cosa. aspetta, ma ti ho detto il pezzo Ma forte. perché lui è cattivo, fondamentalmente Sto dicendo il pezzo lui è forte. cattivo, lui è cattivo. Ti dico il pezzo forte. Mi lasciava, cioè, mi lasciava, e lui va a casa sua, doveva far giro, quindi passavo stesso davanti a casa mia. Sto di che lui Aspetta, fondamentalmente è una persona cattiva. Lui è una persona cattiva. faceva il gesto da buono che mi viava da laggiù. Ma infatti non va d'accordo col suo ex manager perché sono cattivi uguali, capito? Che proprio là Sosì, mi è piaciuto. ho saputo che poi, ecco, se sta ancora in live può confermare pure, ho saputo pure. Vabbè, no, meglio che non lo dico, eh? Di chi? Hai saputo? Ah, niente, niente. L'ex manager è ammenato. A parte, no, prima che gli menava, no, prima che gli menava ci sono state altre diatribe. Ah, sì. No, a parte, no, no, El Cresta. a parte quello, c'è stato pure altro, c'è stato. Che dopo lo dico in privato, aspetta, Non aspetta. muove, amico. Ah, vedi, ha scritto. Ha capito? Ma da sua. Eh. Cioè, il manager alla sua. Volevo dire, conoscendo la per il personaggio. Luca, vedrai, siculo, romano, ma siculo. Volevo dire, conoscendo il personaggio. Aspetta, e poi, a parte quello, te devo dire. Quando io ho saputo sta cosa, io ho potuto combinare. O se poi arriva Immagino. la Un giorno non mi hanno fatto pubblicare, volevo pubblicare uno scherzo, che una telefonata tra Mirko e sta persona. 9 minuti di video. E poi quella 9 minuti. quattro. Era bello, ma ha fatto pubblicare. Sbloccava, eh. Sbloccava proprio. Quella abbiamo fatto milioni di visual. E oggi qua stavamo a parlare di una cosa seria, siamo stati al telefono un bel po', no? 10 minuti così, un quarto d'ora pure. Io penso, da quando conosco, è la prima volta che su un quarto d'ora, 14 minuti e 50 secondi, abbiamo parlato seri, di una cosa seria veramente. Cioè, stavamo a parlare seriamente, un po' in generale così. E poi all'ultimo, più forte di me, ne ho fatta, ho cominciato, no? A me basta che porti una pizza in faccia, ho cominciato a dire, basta che qua della. Ah, cominciassi là, poi si è attaccato. Che soggetto. Hai visto come dopo quando vogliamo che faccia la registrazione di chiamate?
Mannaggia. Perché è senza filtri, secondo me. Ma regà, secondo voi il caciara, io lancio questa cosa, ma secondo voi il caciara è rimasto male perché chiamiamo Mociacci un po' più entrato in live con noi? No, Caciara chi? cioè Ciacci è rimasto male perché lo chiamiamo caciara. Ah, ok, può essere. Comunque, già c'è un personaggio. No, perché me, cioè, io secondo me sì. Secondo me lui è rimasto male del fatto che comunque non gli dammo la giusta visibilità come Ciacci. Bella Ciccio! Dici, beh, non Sì. lo so. Perché lo stiamo a far passare come Sandro il Caciara quando è Ciacci. Secondo me. Grande Marcolino! Grande. Oh, ricorda le magliette? Ricorda le magliette? No pay no gain, www.nopaynogain.com. Magliette dei Fighters Life, 15 euro. Spedizione inclusa. E Dai, regà. poi c'è offerta speciale sta settimana che entra per tutta la settimana, compresa spedizione. Una maglietta 15 euro, due magliette 30. Mazza u. Solo sta settimana però, eh. Forse faremo una grande cosa. Devo parlare con una persona che come Fighters Life, forse daremo l'opportunità di eseguire dal vivo un match titolato importante gratuitamente. La sapevi questa? No, Forse riusciremo a fare una cosa carina con un organizzatore che ci tiene a noi particolarmente e che mi ha detto sta cosa. beh, del match penso di aver capito a quale serata ti riferisci. Forse No, me ci riserva. tipo un contest, come? No, chi vuole come Fighters Life, visto che incentiviamo la presenza delle persone all'interno dei palazzetti, forse riusciremo ad avere un po' di omaggi. Un po' quanto? 2, 3, 5. Non lo so, ne stiamo parlando, vediamo, Vabbè, visto che è sarebbe quasi sold out, un io ho chiesto se gentilmente possiamo fare sta cosa per tutti coloro che sono appassionati di pugilato e che vogliono venire a vedere dal vivo. Sarebbe una grandissima cosa sia da parte dell'organizzatore, che comunque ha, tra virgolette, cazzo arriva lui, e sia da parte pure tua, che comunque stai a fare questa cosa. Sarebbe una bella. Vabbè, oh, ma noi siamo qui, noi, torno a ripetere, noi siamo qui che Siamo qui per sponsorizzare il pugilato, quindi se abbiamo la possibilità di Ma far pensa alla arrivare. serata che dico io, è la signora serata. Quindi spero che si concretizzi questa cosa e che vi possiamo dare l'opportunità gratuitamente di assistere a una serata titolata, è una serata di pugilato, due titoli ci saranno e quindi perché no? Bello, buono. Quindi mi piacerebbe che si realizzasse questa cosa. Ci stiamo lavorando e speriamo. Ciccio, presto. Se tutto va bene, siamo arrivati. Vi prometto che settimana prossima sapremo un po'. No, sapremo, cioè, saprete perché noi lo sapremo già. Se tutto va bene, settimana prossima, mercoledì, Io martedì. spero che st'altra settimana riusciamo a dire due persone di Fighters Life qua di sta chat che combatteranno presto. 99% settimana prossima sapremo tutto. Le posso avvisare che non manca tanto e che sarà un esordio spaziale. Sì. Marco, sì. E infatti, a proposito di Marco, quello sta lì, dico, settimana mi volevi venire a Piancaffè che volevo vedere un po' di cose per fare.
diciamo Ma la a pulizia. proposito, andrò pure io da Marco perché mi dovrebbe fare le tute. Ti dico la verità, mi devo fare la tuta della rappresentanza. Quello. Devo andare da Tu Marco e devo andare da parte Marco e poi. devo chiedere questa cosa qua. Marco, guarda, dico già così, papà le va la anzi, no, 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 lo dico così. No, 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 aspetta, solo per scaramanzia. Ah, beato io ce lo so. Perché, Sì, ma però quando sarà ufficiale, secondo me. lo sa pure lui, perché mi ha fatto una tuta, mi ha dato una tuta lui, troppo bella, sono Beh, fissa. io ho un'idea perché ho visto una tuta là da lui che mi piaceva, mi faceva morire e io me la faccio così, che poi è come il Basta che me completo la mio. stessa, no, sicuramente sì, sa. Ci Quale? ha fatto pure le magliette, eh? Eh no, io ce l'ho quella. Buonanotte Uguale. Franci. Sì, ha lo stesso colore, ho visto qua la tuta. L'altro giorno non è per... tutta la Guarda sua. Marco, già me l'ha spoilerata. E certo, perché io pure l'altro giorno mi ho mandato un video che c'avevo la tuta, e tu è troppo bella, che colore ce l'hai, mi piace troppo. Ma proprio come tessuto, come cosa, sono fissa. Vabbè, come i pantaloncini. Il completino mio. Ah, beh, sì, diciamo là. Però quella Aspetta rosa che blu, tanta roba, bella, bella, bella. se trovo una foto, voglio far vedere il completino. E poi la Ma madre sì. pure no. Se devo montare qualcosa pure per fare i calzoncini. Oh, cavolo. L'abbiamo Quindi su che si dà mandato fatti, beh? a... Eh? Su che si dà fatti dei calzoncini? Me l'ha fatti cosa? Me l'ha fatti... non mi ricordo come si chiama, non mi viene mai in mente come si chiama. Sì, Che ce l'ho un paio di... ma io fermatemi, a me perché mi hanno pagato gli sponsor, perché sennò ma chi si comprava 7 piotte per completino. 7, ma c'è 3 c'è pure sopra. È Sì. bello, sì. Vabbè, quindi è tutto uguale, differenziamo qualcosa, però dai. Sì, ho visto, è bello. Tanta roba. Sette piotte sotto e sopra, eh? Sì. Però Bello. ho fatto pure io c'ho pure le giacchette all'angoli che Ah. sono lo stesso colore del completino. No, No, Marco, no. Yuri mi sa di no, Yuri mi sa di no. Io sì, Yuri no. Un'altra strada sta questa per lui. Cioè, nel senso, non so se a Roma, come, dove, quando. Però io sì. E tra l'altro è una serata importantissima. A breve, breve, breve. Una grandissima serata per pugilato italiano. Vedi la verità, non vedo l'ora. Comincia un nuovo capitolo. Ci stanno già tutti accordi, c'è pure già l'avversario, c'è tutto. Manca l'ufficialità. Ma l'ufficialità solo in via Vabbè, teatrale. c'è l'ufficiosità, ma manca l'ufficialità. È ufficioso, cioè, nel senso che molto probabilmente al 99,9% si combatte, poi c'è cioè, quel 0,1% di margine di possibilità, mettiamo là, però E insomma. voi direte perché ancora non la sta pubblicizzando? Perché per motivi burocratici ancora non si può. Becca. Oh, però che te lo dico, però quando te levi la canotta...
No, ma io vedo l'ora, lo sai perché? Sono sicuro che... Vabbè, allora aspetta. Ogni match, ogni torneo, ogni cosa è un'emozione. No, beh, sì, guarda, mi posso dire una Però io cosa. proverei la stessa emozione, forse più forte, però penso che sì, però la stessa emozione di quando ho fatto l'esordio, del primo match. Però questa è un'emozione più forte, perché già sai quanto Bravo, dura che va incontro. bravo, bravo, bravo. Quindi... E io ti dico la verità, è una sensazione strana, un Sì. po' come quando, che ne so, vabbè, io per, come quando devi avere caschetto da dilettante, passi da senza caschetto al caschetto, no? Dal caschetto a senza caschetto. E sembra già che lì stai a volare proprio, dicevo, cazzo, cioè mi sento proprio... E quando te levi la canotta, dici, cazzo, ho raggiunto... Pure se mi cazzo della vita mia, però... Secondo me che tu combatti da dilettante in un mega evento, no? Qualsiasi mega Ma io evento. devo dire una cosa, io il mega evento che ho combattuto è il sottoglute Mecenco Ah sì, no, però io ti parlo pure a Pepe, no? Per me, per esperienza mia, ti parlo, no? In un mega evento, come sto a un mondiale, cioè, penso che il mondiale è un peletto sotto l'Olimpiade, Porca no? troia. Comunque c'è l'Olimpiade. E comunque ho combattuto a un mondiale, e però non è che non sei del personaggio, capito come? Non so se mi rendo, Sì, no, comunque no, sono pienamente d'accordo con te. è Quando sali da una cosa che professionista, a me solo oh, detto, solo ripeto la cosa più forte. quando sali da professionista sei te, cioè stai Sì, te, sei te. il tuo, Non capito sei uno di tanti, sei te, punto. come? È quello che voglio dire. A me, cioè, solo ripeto la parola mondiale, mi è da barbettà. Perché comunque è una cosa che vedi la verità, che se mi avrebbero detto quando ho cominciato, dicevo sai che tu fai il mondiale, io non sarei venuto, capito come? E poi sono arrivato. Però non è un evento per te, capito come? E da un professionista è vero, pure magari farò l'esordio, non è un evento per me, perché c'è qualcosa di molto più alto per me. Però è diverso, già entri in un'ottica che tu Sì, ma sei un in quel momento sei il bravissimo, protagonista assoluto. è quello il fatto. Comunque è diverso. Comunque, io posso dirti una cosa, è una scarica d'adrenalina. Sì. Infatti, Ma la cosa più che ti lascia un po' più, che è lì un po' più cosato è quando ti fanno il bendaggio. quello però già l'ho provato, ci ho fatto tanti tornei col bendaggio No, live. per carità, però capito, già che cominci da là. Poi io personalmente quanti da 8 È quello il c'ho, fatto. cioè. Alla fine sono da 10, se può vedere. Perciò. E poi dall'arco ho molto pure un altro scontro. C'hai i foratini in mano, cazzo. Ma poi dopo ti fa il pensiero, sì, ma c'ho io, ma c'ha pure lui, capito? Dice, un attimo, c'è mon due però. Ah sì, dico mo devo pure un altro scoop. Beh, non ho fatto manco il primo, già mi hanno chiamato per secondo, per secondo match. Davvero? Sì, oggi, però ancora stanno a valutare un po' tutto. Volevano solo Vabbè, piano piano, sapere, passo dopo passo, step no, by step. volevano solo sapere se c'era la disponibilità da parte mia, ho detto di sì. Ma sempre qua, sempre gli stessi o Sempre? sempre gli stessi o altri? No, altra persona oggi mi ha chiamato sempre a Roma, tra l'altro, e a distanza da a breve distanza da quell'altro. Penso Quindi pure da capire chi è. una ventina di giorni circa di distanza. Gennaro, da professionista parli. Da professionista, vabbè, c'è Guido Ianello. No, no, vabbè. I pesi massimi italiani ce ne stanno. C'è Venturelli, c'è Cappelli che fanno il titolo italiano, dovrebbero essere loro, no, credo. Sì.
Ah, ok. Però vediamo. C'è Venturelli, Capelli, Giustini che mo sono i cruiser. Giustini è sceso. Sì. Però già Cappelli e Venturelli sono Certo. due C'è bei cani, eh. Cappelli ho commentato 2 volte, Venturelli ho commentato. Tra l'altro saremo noi a titolo italiano tra loro a fare la serata, quindi sarà un grande match. Quando La serata alla serata di al Memorial Duran guardo, dico aprile aprile. Mi piacerebbe la vedere. vieta tanto non andiamo su Ah, c'è stata la diretta. Ma non muore, mi piacerebbe, comunque, è un bel bel match, è bel match, bel match. La evento. verità E sarà un grande. il Duran non ci doveva stare con un altro titolo. Eh no, beh, sta recupera dall'infortunio. Ah, ok. Oh, Mirky, io me ne vado a dormire perché domani mattina mi tocca rialzarmi presto e devo portarmi via a giocare. Mamma mia, poi io ho la Guarda, ti storia. posso dire una cosa, Gennà, un meccione, un vero meccione. Ti posso garantire che è stato un meccione. E non mi aspettavo un Giustini così bravo. Pugilisticamente Giustini mi è piaciuto tanto, È ma poi cresciuto tanto Giustini, a eh? parte pugilisticamente mi è piaciuto pure come reagiva ai colpi, come rispondeva ai scambi, tanta roba, mi è piaciuto Sì, veramente, sono complimenti. d'accordo. Allora, Mirche, ci sentiamo domani. Vi auguro una buonanotte a tutti quanti, regà. Buonanotte. Grazie, ciao ciao.